Ripul, che ti è successo? Per quelle antenne, è successo qualcosa col segnale? Disattivazione, protocollo Arcimago, iniziata. Ma no, dovevi spiegare quello che è successo l'ultima volta. Non hai spiegato niente. Ho visto che paese ti sei spento. Sei ripartito, ti sei rispento. Sei ripartito. Ora sei attivo? Risoluzione, conflitto, protocollo Arcimago, iniziata, sequenza di attivazione. Ok, quindi sei vivo, sei live. Il GPS segnala una localizzazione. Perfetto. Scusate, buonasera, Alphonse Mortimer, Ginevra dei Visi di Acque Scure. Qui c'è Ripul, Tain, siamo un po' di fretta, ci sono un sacco di persone da uccidere di nuovo. Bene. Abbiamo ucciso i vampiri, abbiamo scoperto che forse Fizz è un dio del fulmine perché ne ha inceneriti due. Non erano vampiri, ma... Scusate, mi sono preoccupato un attimo, Ripul si è spento come se non fosse andato in onda. Non riesco... Che strano. Beh, scusate, proseguiamo, siamo in un sotterraneo, è difficile, ma noi siamo i migliori, ce la faremo. Tense la mena un po' troppo, come sempre. Ma scoprirete cosa accade nel seguito della ballata di Fumble. Buonasera, a parte Ripul... È meglio se mina qualcun altro oltre che menarsela. Mi è riuscito molto difficile da scoppiare a ridere, perché questa non era preparata, era bellissima. Però è quello che stava... È colpa di Ripul che ha avuto una piccola interferenza, ma adesso è tornato. È giusto. Ripul ci vede nero. E quello che allora, sto ascoltando è Fumble. Ripul ci vede nero, non capisco se il video sta andando o meno, adesso vado a controllare, ma in ogni caso quello che state ascoltando è Fumble. Fumble è un podcast di giochi di ruolo, il primo podcast in Italia di giochi di ruolo dal vivo, per cui ci ascolterete perché siamo un podcast e il video è un di più che mettiamo a vostra disposizione quando i mezzi tecnici ci vengono in aiuto. Quando non succede... Fumble e direi di condividere al momento. Però io lo faccio. Le tenebre ci avvolgono. Fumble è il podcast di QWERTY. QWERTY.it è il sito dell'associazione di cui questo podcast fa parte. Ci trovate su QWERTY.it e su FumbleGDR.it, dove potete darci dei soldi, potete diventare i nostri soci. Facebook sta facendo delle cose molto strane con il nostro video. Sta cercando di interferire con la Conta nostra che trasmissione. Io ero nella chat del live che dava schermo nero e mi fa: la trasmissione si è interrotta. Poi è partito l'inizio della sigla. La trasmissione è continuata, poi la trasmissione si è interrotta. Oh mio Dio, i vampiri ci succhiano la banda. Meglio la banda che altro. Mentre dipende dal vampiro. Mentre voi magari dite ancora due ciofeche su Fumble, cerco di capire che cosa sta succedendo. Vai Claudio, va, grazie bene di avermi delegato questa cosa. Allora, Fumble fa parte dell'associazione QWERTY, che abbiamo già detto. QWERTY è un'associazione di podcast super... Quanta... È partito su Facebook. Quanta gravitas quando dico associazione. Associazione. Non abbiamo nuovi suoni fantastici. L'associazione... Beh, con un ritardo di soli... 4 minuti è partita la diretta su Facebook. Ah, bene, ora quindi posso smettere di dire fregnacce? È partita, perfetta. Beh, allora. Beh, perfetta adesso. Perfetta. 4 minuti di ritardo. Ma sono 4 minuti o era una timeline alternativa? Noi non siamo. È possibile che sia una timeline alternativa. Noi non siamo razzisti con chiunque abbia un ritardo. Noi compresi. La telecamera è quella. Sì, tu ogni tanto metti telecamere a caso per confonderci. Ce n'è una lì in fondo in un angolo. Divertente. Così guardi tutta la sessione come un coglione. Condividi, parte. Condivido. In realtà è per far confondere solo te, perché sei l'unico che si confonde con le telecamere. Quindi adesso posso condividere? Molto bene. Beh, direi di sì. Poi direi ci penso. Di sì. Ci siamo live, QWERTY, dateci soldi. Stavamo dicendo che potete contribuire alla nostra esistenza cicciosa associandovi alla nostra associazione di QWERTY oppure donandoci quello che ritenete più giusto e necessario e adeguato per noi. Noi Fumble cosa... memoria breve termine, qual è la telecamera? Quella. Cosa facciamo noi con i soldi che ci donate? Prendiamo l'equipaggiamento, compriamo nuovi manuali e prendiamo delle pillole della memoria per Roberto, che sono molto molto utili e necessarie. A volte, occasionalmente, compriamo antibiotici scaduti per Manto, che esprime tutto il suo potere in questo modo. Una delle voci nella testa il resto dice che compriamo non ve lo diciamo. Una delle voci nella testa già dice troppe sigle questa puntata. No, perché la puntata 201, beach. E mettiamo quante sigle vogliamo. Ebbene sì, 202. Però vabbè, non importa.
fa niente. Beh, la 202. E mettiamo quanti numeri sbagliati vogliamo. Di conseguenza... È la 202, quindi ci sono due sigle. Alla 203 ce ne saranno tre, alla 204. Non ci ascolta più nessuno. Alla puntata 412 c'è soltanto sigla e diventa un podcast puramente di musica. Di musica. Fa il loop, come le 10 ore. È musica adatta per qualsiasi situazione romantica. No, sai quei video, le 10 ore di Gandalf. Ecco. Esatto, la stessa cosa. Quel video lì. Is that the Hobbit to Heisger? Comunque siamo andati in un sotterraneo, stavamo uccidendo gente, poi Fitz ha detto, ma no, ho ucciso tutti io. Sì, e te sei sentito figo. E siamo ancora nelle terribili e putrescenti cripte che abbiamo selvaggiamente saccheggiato. Esatto. Allora, quello che è successo è che abbiamo avuto pochissimo rispetto per un sacco di morti perché abbiamo aperto tombe. I morti si sono svegliati, hanno cercato di picchiarci, noi abbiamo aperto i morti oltre alle tombe che contenevano i morti. E sappiamo che davanti a noi c'è un vampiro cazzutissimo, una vampira cazzutissima. E aspetta che Ripul ha qualcosa da dire. Una delle voci nel suo protocollo sta dicendo, gli sta facendo ripartire il riassunto. Suppongo di sì. Ne è vero oppure no? Ci siamo. D'accordo? Sì, ci siamo. Niente, quindi... No, non ti era venuta l'illuminazione, Ripul. Quindi? Sul riassunto che ti avevo detto di fare prima. Stavo leggendo. E ormai è andata. È andata. Che problema c'è? Quindi, detto questo, Tain ha... spada e scudo in mano, la spada è importante, lo scudo per niente, e sta guardando in realtà Alphonse, perché era lui che stava, no non è vero, non era Alphonse. Se togli il manuale da lì mettiamo anche le miniature, io lo faccio, no. Va bene, le miniature non le mettiamo e abbiamo fatto tutta sta menata delle telecamere. Quelli sono i due cadaveri che ci sono per terra. Ah giusto, c'erano due cadaveri, giusto, uno era un nano e l'altro era della musica. La non musica la usando. Non la già il video è perché difficile. Il video è già difficile così. Ok. Ma tornerà anche quella quando ce la farò. Va bene? Ti piace come estimated è una prospettiva time? Allettante. Ma più che bene. Ma la mia domanda era perché non c'è ora. No, scherzo. Ora è te la bora. Perché c'è un ragno bianco gigante che ci sta per attaccare? Non è un ragno bianco e non rompere le palle. Perché è collegato con dei cavi steampunk, peraltro. Quindi non si può allontanare più di tanto. Spostiamoci di là. Ok. Qua c'è una bella parete. Il muro non passa attraverso le pareti perché non è un ragno fase, va bene? Ok, molto bene. Il muro non passa attraverso le pareti. Neanche perché il muro non è un muro fase. Però anche noi abbiamo portato i coglioni, eh. Allora, fra tutti, ci remiamo contro da soli. Dicevamo, questi paiono morti e non li abbiamo ammazzati noi. Ah, mi avvicino. Sei sicuro? Ragionevolmente sicuro. Aspetta un attimo. Oh, 18 più intelligenza pura, quindi 1. Ah no, 4, non è vero? 18 più 4, 22, per capire se questi cadaveri sono stati il banchetto di un vampiro. Sì, erano sono stati trascinati qua. Che erano ancora vivi e sono morti qua e sono stati completamente dissanguati. Chi sono? Cioè, che aspetto hanno? Chi... Uno è un ragazzino umano, okay. E l'altro è un nano. Quindi questi hai qua... Hai provato a vedere se hanno addosso i documenti? Evidentemente sono quelli che stavamo cercando. Cattiva notizia. Se il vampiro si è appena nutrito sarà più forte. E ti pare che abbiamo paura? Da quello che ho visto negli ultimi tempi, tu dovresti essere quello che fai paura. Sono il dio del fulmine. Ma io l'ho sempre ho detto. Ho finito la carica. L'ho sempre non detto. Posso più usarlo. Porca. Che è pesantemente sottovalutato. Dov'è il tizio delle ombre e dei segreti, il principe di sì, infatti vorrei Stafungia vedere. Qua adesso a far ridere il piccoletto, gli do una pacca sulla testa a Fitz. Detto questo, mi dice chiaro, che mi dice che è scarico e noi abbiamo la minaccia più grande davanti. No, ho scarico il fulmine, solo quello. Ah, vabbè, allora. Tu, Alphonse, che sei sempre molto acculturato su tutte le storie che riguardano i vampiri e altro. Sui vampiri e nient'altro. Sai qualcosa di particolare che dovremmo sapere? Quello che vi ho già detto. Aha. E allora ho già detto tutto. Che non possono passare l'acqua corrente, l'aglio gli fa molto male, perché io ho fatto, mi ricordo che avevo fatto un tiro e mi era venuto che praticamente le sapevo tutte, ma pensavo fossero tutte vere. Ok. Quindi l'aglio, l'acqua corrente, i proiettili d'argento, l'argento, una fede incrollabile,
qualsiasi cosa. Tra l'altro, che... i proiettili d'argento hai fatto anche confusione con i mannari. No, perché ci sono un sacco di film dove. Di film, scusa, di cose dove i proiettili d'argento. No, ma in generale l'argento. Mi ricordo che c'erano alcuni. Sì, perché l'argento santifica l'acqua. Se libri o delle cose dove c'era che l'argento gli faceva male, uguale. E in ogni caso, Alfonso è comunque convinto dell'argento. Esatto, allora. Va benissimo. L'acqua corrente non ce l'abbiamo, la fede incrollabile ce l'abbiamo, l'argento. Acqua santa, chiaramente. Tutto quello che è consacrato. Un'ostia consacrata da applicare sulla fronte. Io sono inquisitore. Posso. Sì. Io posso consacrare dell'acqua? No, in genere sono cose che fanno solo i chierici, ma per vostra fortuna ne avete uno. Va bene. Ah sì? Ripul. Ah già. Ripul. Attesa tu ordine. Puoi consacrare dell'acqua. Attivazione protocollo chierico. Tiro fuori la borraccia, la lotre. Subroutine sacerdotessa attivata. Oh no! Sacerdotessa. Bene, ho visto dei peggiori. Gli passo l'otre. Vedete che le spalle sembra che scendano un attimo come se si rilassassero. E Ripple vi guarda diversamente da come ha fatto nelle settimane che l'avete conosciuto. No, Ripple, no, non quei pensieri. È troppo piccolo, Fizz. Cari, ditemi che cosa posso fare per voi. Oh mio Dio. Eccolo qua. Quanti ce ne ha? Questo automi. Chissà se è il protocollo crociato. Mi inquieta questo. Aspetta. Non ora, dobbiamo fargli benedire l'acqua. Va bene. Hai ragione. Dite qual è la vostra richiesta. Cercherò di fare il possibile. Ci parli meglio con la sacerdotessa, Alfonso. Io... No, no, mi sembri tu il più adatto. Ma io... Senta un po', vecchia megera. Ah, ecco. Dimmi. Vuoi santificare la mia borraccia? Detta così suona male. Certamente, piccolo. Allunga la borraccia verso di me. Dai, non c'è Simone. Allungo l'otre. Ok. Vedi che allunga una mano. E basta. E... Una luce si accende nella trappola per anime che ha sullo stomaco. Della luce scorre lungo il braccio e attraverso la mano la luce ricopre il tuo otre e lo senti illuminato. Esattamente uguale a prima. Ottimo! Allungo il mio otre. Puoi farlo anche sull'acqua, su questa? Certamente. Bene. Allunga di nuovo la mano, ancora quella luce dallo stomaco che si allunga lungo il braccio e avvolge anche il tuo otre. Guardo Chris e Grim. Puoi farlo anche su di lei? Può essere fatto su qualunque cosa. Si sente clang clang clissing che se ne sta andando e si sente bum, 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 bum. Elicottero che ti colla. Io le comunico mentalmente questa cosa. Mi stai tenendo, ti stai ostinando nel tuo silenzio. Ora ci sono due possibilità: o ti consacro, oppure ricominci a collaborare. Sì, padrone. Va bene, ok. Allora la ritraggo, va bene così. E le dico, durante questo combattimento, stupiscimi. Sì, padrone. E fu così che mi taglio la gola. Ma... Ta-da! Viva! Beh, mi ha stupito, detto no? In positivo. Esatto. Grazie Roberto. Mi hai tolto di M&M's. Grazie. Prego. Davvero, seriamente. Ok. Io mi preparo, tengo... Percepisco un grande male oltre queste porte. Spero che siate pronti. Ma di giuro? Puoi disattivare questo protocollo? Dovrebbe essere sovrascritto da un protocollo superiore. Io terrei la sacerdotessa, Io preferirei qualcos'altro. E cosa? Qualcosa che possa combattere. Attiva il protocollo crociato.
Sicuro? È richiesta una parola d'ordine per attivare il protocollo crociato. Tain! Chris e Grim. Temo che la parola chiave non sia quella. Nicandro. Occhio che se fai oltre il terzo si blocca. Purtroppo no. Conoscenze bardiche. Per sapere se ci può essere qualcosa nelle leggende del crociato. Non so, il nome della sua spada, il nome del suo braccio destro, un nome importantissimo. E invece vuoi tirare la mia relazione col crociato per sapere la parola d'ordine, che mi sembra sensato. Allora io voglio tirare la mia conflittuale con la sacerdotessa per bararle la parola per bararla fuori con la legge dal fatto che lo deve attivare lo stesso anche senza parola d'ordine. Ok. 6 e 5. Io 1. 6, bomba! Allora, tu ti ricordi una leggenda riguardante la sacerdotessa e ti ricordi che quando ancora non era l'eroina che sarebbe diventata tossica. Uno dei grossi problemi che ha avuto è stato affrontare dei miconidi in grado di emettere delle spore che facevano addormentare la gente. I minchionidi. Potrebbe essere la parola chiave legata ai miconidi. E ti viene in mente di iniziare a raccontare la storia a Ripple, sperando di trovare la parola che avrebbe fatto disattivare il protocollo sacerdotessa. Ed effettivamente, quando dici miconidi, Ripple ritorna dritto come era prima. Disattivazione protocollo sacerdotessa completata. Sì, lo sapevo che quella storia avrebbe avuto un senso prima o poi. Tutte le storie hanno un senso prima o poi. Mica male. Vuoi provare ad attivare una modalità più utile? Continuo a percepire nemici oltre alle porte. Percepisco nemici anche a questo lato delle porte. Sono escono dalle fottute pareti. Scusa, da quale lato delle porte? Da questo lato delle porte. Preparo l'azione se uno di due se qualcosa ci attacca. Ma quindi non ho correzione. Capito. Non sono nemici, sono trappole. Quindi non ho capito, il protocollo crociato è attivato? No. Io ho fatto 6 con la reazione col crociato. Qual è la parola d'ordine? Il crociato non ha parole d'ordine. Chris Green. No, no, dovrebbe essere qualche cosa che il crociato non direbbe mai. Quindi lo dici? Una cosa che il crociato non direbbe mai. Una cosa che il crociato non direbbe mai. Mentre lui ci pensa e che quindi non se ne accorge, io inizio a fare così. Io comincio a tamburellare con la gamba destra e muovo la testa a ritmo, però non me ne sto accorgendo perché sto pensando. Esatto, quando smetti di concentrarsi smetto. Smetto di fare a destra e avanti con la testa. Ripple. Io nel frattempo do un'occhiata alla porta per vedere se ci sono trappole. Attivare il protocollo crociato. Okay. Lode al signore dei Lich. Quando ti avvicini alle porte, passi di fianco ai due cadaveri rinsecchiti. E il minimo spostamento d'aria vicino ai piedi di queste creature è sufficiente perché delle spore escano dai due cadaveri e tu debba fare un tiro salvezza. 16, grazie. Perché sono tutte e due. Minchia, su cosa? Puro, sono sempre puri, non me lo ricordo mai. Sei puro? Amanto è la domanda sbagliata. 14. Ok, inizia a sentire i polmoni riempirsi di queste spore. Non ci hai fatto subito caso e sei arrivato fino alle porte. E senti però che stai perdendo le forze. Hai un -2 a tutte le azioni per ora. Caputta. Minchia. E a questo punto tirate l'iniziativa. Da na 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 na.
ta, ta, ba, 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 ba. Questo qua sono io che sto cantando. E quindi tu inizi. Io ho già impugnato la spada, prendo lo scudo e cominciamo a muovermi come i personaggi di Final Fantasy al ritmo di musica. Io ho fatto 20 di dado, ve lo dico. Hai fatto 16. Fitz 10. Rippo l'ha fatto meno di te. 4. Però le porte si spalancano violentemente verso... Uccido tutti. Verso Fitz. E vediamo se Fitz viene colpito dalle porte. Si spalancano. Però io avevo preparato l'azione quando qualcuno ci attaccava. Sì, ma non c'è ancora qualcosa. Quando qualcosa ci attacca. Ragazzi, mi sento un po' stanco. Fumble. Fumble, eri talmente stanco che ti stavi accasciando indietro quel tanto che è bastato essere esattamente nel punto in cui le due porte si aprono e quindi non vieni schiacciato da una porta di pietra contro la parete. Per fortuna sono piccolino. Esatto. E davanti a voi si apre una stanza. In fondo c'è il tipico sarcofago rialzato sopra un gradino di pietra. Nella stanza vedete che ci sono in realtà dei tavoli, e sono per la precisione 6 tavoli, abbastanza grossi da ospitare... Il giorno della marmotta. Il giorno del ringraziamento. Sì. E non c'è però niente in vista. Vedete che sui tavoli ci sono resti di cadaveri consumati. Ok. Allora, Alphonse. Ah, giusto, è vero, hai ragione. Ah, non c'è nessuno? No. Io provo a... Mi avvicino. No, c'è ancora la nuve di spore? No. Io ritardo l'azione a... Ah, in contemporanea a Fitz. Ok. Tain. Proprio ritardo del tutto. Io avanzo fino alla, fino a sovrappassare Fitz, mettendomi a scudo di loro due, all'entrata della stanza. Mm-hmm. E quello che faccio è usare la mia azione per guardarmi attorno con l'occhio più vigile possibile, mm-hmm, usando anche Inquisitore per cercare di capire, e ascoltando anche Chrysagrim, per cercare di capire se c'è una presenza infausta e sacrilega all'interno di questo posto. Ok. Che cerco peraltro di delineare, perché prima noi non vedevo tutti i confini della stanza, mm-hmm, quindi tutta l'azione la passo a dare una attenta occhiata inquisitoria in tutti i sensi. Ok, va bene. Faccio... io ci aggiungerei saggezza. Assolutamente sì. Allora ho fatto 18, 23. Cercando anche ad ascoltare Chrysagrim. È molto progressive metal questa cosa. Si scatta un po'. Da-da-da. 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 Adesso capiamo anche perché scatta. E hai voluto la musica, mo scatta. Oh. Certo. Non era proprio così il proverbio, però va bene. Hai voluto il proverbio, è anche, perché ci avrebbe ancora più senso quasi. Hai avuto voluto la bicicletta, ora scatta. È vero, ha senso. Allora, la stanza prosegue più o meno dritta fino in fondo, e poi vedi che il fondo della stanza è proprio scavato ancora nella roccia, come se fosse stata scavata perché doveva essere scavata di fretta. Ok. E percepisci, anche se non sei in grado di vederli, perché ti rendi conto che sono invisibili magicamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e qualche cosa di nascosto che non capisci bene in fondo alla stanza. Questi intorno ti sembrano molto più deboli di quella che non riesci nemmeno a capire dove sia nella stanza. Io dico subito:
12 nemici dietro ai tavoli e il vampiro da qualche parte che non capisco. Cosa vuoi che siano 12? Fammi appoggiare un secondo, però, Tane. C'è della polvere per terra? C'è qualcosa che posso spostare? Che con un incantesimo qualcosa si può spostare? Allora, c'è della polvere per terra, sì. Bene. E non vedi però tracce di passi nella polvere. Ok, beh, io ho finito la mia azione, quindi... Fitz e Alphonse. Fitz. Sarebbe a te. Ah, pensavo che fosse Al che voleva parlare con me. Sto aspettando. Allora, io prima di tutto potere elfico. Ah, giusto. Perché quello c'è sempre. Potere elfico, non heritage. Elfico, ormai è elfico, lo sappiamo. E prendo quello del draw. Che andrò a vedere cosa fa, sinceramente, perché non è... Ce te lo dico subito. Ma giusto, dimmelo prima perché non ho proprio idea cosa faccio. Arrivo, facciami vedere. Intanto, mentre te lo dico, tu vai e poi pure faccio avanti. L'empowered. Quindi ti carichi. Mi carico. Wow! L'idea sarebbe quella di togliermi lo stordimento di dosso. Però non credo faccia quell'effetto lì. No, non fa quell'effetto lì. Però ti sei caricato. E non più uno alla classe armatura. Ok, Ripple si avvicina a te, pronuncia delle... Giusto. Io mi avvicino lì e... Tosta. Beh, intanto Ripple... No, lancio, uso come azione, faccio un battle cry su... Fitz. Faccio un battle cry su Fitz e hai 7 punti ferita temporanei. Allora, Fitz, una volta per battaglia fai ongoing damage, quindi danno continuato a un bersaglio che hai colpito con un tiro pari, ok? Il danno continuato dura per 5 volte il tuo livello, per 5 round il tuo livello. 5 round il mio livello, quindi siamo di terzo, 15 round. E normalmente finisce con un tiro salvezza 11 o più passato. Basta. Va bene. Non dice quanto danno continuato fai, ma forse danno continuato è 1. No. Il danno che faccio diventa continuato. Sarà quello del... E la Madonna! Eh sì. Benvenuto nel mondo della tredicesima era degli stregoni. No, con un incantesimo. E però qua c'è scritto: to a target you hit with a natural even attack roll. Ah, attack roll, giusto, a posto. Minchia, devo fare l'elfo scuro, porca puttana. Che bomba, vabbè, pace. Ma non l'hai fatto. No, ho fatto... E Ripple si avvicina a Fitz e inizia a pronunciare 1-1-0-1-0-0-1-1-1-0-1-0-0-0. E Fitz... Serio di dischetto? E Fitz sente i suoi polmoni liberarsi da quelle spore malvagie. Ah, le benedizioni matematiche. Esatto. Le binarie. E non sei più... Meno due. Incapacitato a meno due, ma... Muori, purtroppo. Ma purtroppo adesso Tane si becca tutti quelli che ci sono nella stanza. Puttana miseria! 1, 2, 3, 4, 5, 6. E però li ho rivelati, quindi... Ho fatto bene. 1, 2, abbiamo i pipistrelli, usiamoli. 3, 4. Arrivederci, Tane, per sempre. 5. Tra l'altro era partito Google 6. E stava scrivendo arrivederci, Tane. Scritto però te. Tane. Te spazio in. Me 4, 6. 2. Oh, gli scorbati. Pipistrelli? Il crepuscolare culo a pera. Come in Ace Ventura. 4, 5 e 6. Guarda quanta gente... Ah, che bello. Ma sono tutti diversi o sono tutti uguali? No, sono tutti uguali, ma non ho abbastanza pipistrelli per farli tutti i uguali. I pipistrelli. Quindi non sono non morti. Peccato. Non sono non morti. Sono tipo i golden vampiri. Turn undead non funziona. Okay. Funziona Turn undead? Non sei sicuro. Girare provare. Non morti. Perché adesso che li vedete, li riconoscete. No, ho buttato un 17, cazzo. Sono dei ghoul, il che vuol dire che non sono vivi ma non sono neanche morti.
e si nutrono del sangue di un vampiro. Minchia, quanta gente. E si buttano. Ma non mi raggiungono mica tutti. No, sei sì. Va bene. Gli altri semplicemente si spostano in avanti. Molto bene. Pronti a difendere qualunque cosa ci sia là dietro. E se mi date dei dadi da 20 faccio prima. Beh, prego. Allora. Nel frattempo, tecnicamente, dico, c'è la possibilità che a volte non vi risponda perché ci sono 2-3 secondi ogni tanto in cui mi diventate metallo. Bene. Un enorme cazzo, quindi. Molto bene. Esatto, nelle orecchie però. Sono orifizi come altri. No, metallo nelle orecchie sembra il gruppo di una pessima band di adolescenti. Adolescenziale, esatto. La 15 di difesa fisica. Ne. E allora neanche l'altro. La 26. Sì. La 23. Sì. La 25 e la no. Sì, quindi 3. Quindi 3. Subisci. Vado da 8, grazie. 11 e la Madonna. E 12, 23 e ne ho tirati 4, 23 e 3, 26 danni. Cosa? Aia. Aspetta. Che botta. E sono proprio arrivato a metà. E sono proprio delle mazzate, non ti hanno succhiato il sangue, non ti hanno risucchiato vita. Mozzichi. No, proprio pugni in faccia. Ah, ma sono umani? Sono ghoul. Ah, ok, sì, non sono pipistrelli. Era pipistrelli, no. Perché era ambientazione vampiri, dai. Ah, ok. E però i pipistrelli non li prendono a pugni. Ma no, sì, sono mazzate. È per rappresentare il fatto che sono... Vabbè, non importa, Roberto. Cambio le miniature perché facciamo prima così, Sono vampiri, si è capito, no? Hai fatto arrabbiare Claudio. Si capiva, cazzo. No, i pipistrelli, io mi immaginavo questi qua che prendevano a pugni e c'era qualcosa che non quadrava nella mia mente. Ma perché non è fantasy? Allora... No, ok, non avevo capito che i pipistrelli erano la rappresentazione dei ghoul. Pensavo fossero pipistrelli. Intanto? E che questi fossero altri pipistrelli. Ah, no, ma non tocca a me, io ho soltanto preso le mazzate. Tu hai preso un sacco di mazzate adesso, va molto bene? Grazie, molte grazie. E rimango lì. E invece... Alphonse. Ah, giusto che avevi ritirato la zione. No. Mi stanno facendo qualcosa. Senti sussurrare qualche cosa nelle tue orecchie. Fottiti. E la 18 di difesa mentale? Forse direi proprio di sì. Sì. Ah, yeah. Ok. Lascia perdere i tuoi compagni. Vieni da me. I miei prediletti ti lasceranno passare. Ah, va bene. E tu dici, ok! Ottima idea! Perché no? Però non devo fare niente ai miei compagni. No. Però per arrivare da lei posso fare quello che mi pare. Ti ha detto di lasciar perdere i tuoi compagni e andare da lei. Tain. Innanzitutto faccio imposizione delle mani, perché mi serve, che purtroppo non ricarico. Ma in compenso, 2 di 10, 9 e 9... 18 più 3, 19, 18, 19, 20, 21 e mi curo 21 punti ferita. Comunque dicono che il metallo nelle orecchie, se fatto da un T1000, è una nuova frontiera del metallo. È vero. Allora, questi punti ferita non è che mi guariscono le contusioni, mi guariscono, come si dice, magicamente. No, è che l'incazzatura mi sale talmente forte e il crimine mi sale dentro talmente virulento che vai in Super Saiyan. Che vado in Super Saiyan e non me ne frega più un cazzo. Al che vedo di falciarli il più possibile, partendo da destra verso sinistra. Do un unico colpo cercando di passarli a fil di lama tutti, okay. Ed esigo il massimo da Chris Green. Questo vuol dire che mi faccio anche 10 di danno. Va bene. Ma vedo di colpirli. Punire, ovviamente. Ok. Aspetta un attimo che tiro, magari faccio uno. No, 6, niente. Quindi. Questo è andato e questo è andato. Ci ha? Colpisci? Fumble! Bravo! Porca merda! Tu alzi Chris Green. Fumble! Alzi Chris Green e... stai per abbatterla su uno di questi gol. Dai, che ti scappa. E la spada ti dice: ora capirai chi è il padrone. E il tuo braccio si ferma a metà. Brutta puttana! Te l'avevo detto! Devi obbedire! Io sono Nicandro.
Nanto. E il tuo braccio rimane fermo a metà e la spada la sentite anche voi. E adesso chi vedremo sta? Bene ad Alphonse. Puttana, io mi guardo intorno stralognato, faccio: dove devo venire? Mi avete detto vieni qui, ma non so dove siete. Bravo. In fondo alla stanza. Arrivo subito. Faccio il doppio del mio movimento. Posso usare la mia azione per fare un movimento in più, sì. No? Cioè, doppio il movimento per andare in fondo alla stanza. Ok. E lasciamo passare. Arrivi oltre i tizi. Ora, voglio sapere io una cosa. Mi ha detto lascia in pace i miei compagni. Lascia stare i miei compagni. Sì. Ma io so che sono i miei compagni. Sì. Non mi ha detto di non fare niente ai suoi tizi. Ti ha detto di avanzare. Loro sono in verso pericolo. Io il massimo che posso avanzare con la mia azione è questa. E con l'azione bonus. Dico, ragazzi, sono arrivato di qua, adesso la incontro. E in più vi faccio vedere cosa ho imparato. Come Fizz. E faccio la Song of Thunder. Ok. Un dado da 4 nemici. Il bello è che lui ha un set di dadi davanti, ma mica lo apre. 3 nemici. Devo fare Wisdom più Charisma. No, scusa, ho detto una cazzata. Un dado da 4 più 1, quindi 4 creature. Carisma più livello contro difesa fisica. Merda. Sono 4 più 1, 5, però deve, siamo nel primo escalation. Sì. 5, 12, 15. No. Di difesa fisica a quelli vicini? Di 1. Non li ho presi? Hanno una difesa mentale bassa, ma fisica... Contro difesa mentale, scusa. Ah. No? PD, fisica. Sembrava strano che il tuono facesse sulla mente. Ok. Ma non succede niente. E Fitz, Alphonse non è bravo quanto te ad usare i tuoni, no? Fagli vedere come si fa. Non posso. Avete visto anche che nessuno mi ha attaccato, vorrei dire, mentre sono passati in mezzo a tutti. Però non ci posso fare niente. Io mi metto a fianco di Thane e gli do uno spintone per metterlo un po' al lato. Ok. Mentre mi gonfio e sputo una fiammata verde gocciolante. Ok. Stavo cercando i dadi quando ho detto che non li ho. Vediamo un po'. Una fiammata verde gocciolante. Yep. Cosa? Scusa, ci aiuti a capire com'è una fiammata verde gocciolante? Tipo una fiammata di napalm. Esatto, ah, verde. Perfetto, ottimo. Game of Thrones. Manto, ti capisco solo io. Grazie. No, anch'io ho pensato a Game of Thrones, però ho detto, magari intendevo qualcosa. Sì. Roberto, dovresti essere... su PD. Preso. Concordo. Roberto, dovresti essere o molto fiero o molto preoccupato. 4. Ne prendo. Sì. Ok. Come Yoda parla. Ed è il soffio del bianco, il soffio del verde. Ok. E faccio 21 danni ongoing. Aha. Mi passi la toga. Hanno 20 punti ferita a testa. Ottimo. Quindi ne uccidi 4. La così strada. Allora, visto che ne ho uccisi 4, c'è un potere del secondo che gliene fa uccidere altri 8. Esatto. La strada davanti a te è completamente libera se giri a sinistra. Intanto tocca a Ripple. Alla rotonda, girare a sinistra. Ripple, certo, questi li lascio a te? Sì, assolutamente. Vedi che ho i muscoli del braccio destro e della spalla gonfissimi perché sto cercando di far muovere Chrissy Green che si è incapponita. Attivazione protocollo d'emergenza. E vedi che Ripple allunga la mano verso Chrissegrim. Come osi, lo stai facendo? E si disintegra, sì! O forse ho attivato il protocollo crociato. Hai attivato il protocollo Guido, la spada di luce. però mi chiamo Guido da adesso in poi. Chiamare Guido. Guido, primo nome, Thane diventa il secondo. Certo, chiaro. Allunga la spada, tocca Chrissegrim. E muore. No, perché non è un essere vivente. Vero, giusto. Ma questo qua, scusate, era l'escalation 1? Sì, sì. Giusto, fermo! Ah, è vero. Uno! Mentre Ripple sta facendo questo... Non potevi lasciarlo finire e poi fare la cosa che stavi facendo tu, no? In effetti. Sì, sì, era perché in teoria era prima. Vabbè, ma tanto sta facendo roba su Thane. E tocca a Chrissegrim. La infonde di anime purificate.
E tu senti la voce di Chris Green che diceva: ora imparerai, tu sei il mio debole. Diventa sempre più, Dolce, no, più no? lontana, come se Ah. ci fosse qualche cosa tra te e la voce, e senti che il tuo braccio si rimette a muoversi. Io dentro di me sono contento, ma in realtà dico a Ripul: non ti avevo chiesto questo aiuto, dovevo domarla io. E basta, basta, prego. Protocollo d'emergenza, in effetto. Vai Vado avanti. avanti, non vedo nessuno. No. Quindi vado di qua. E Ok. vado di qua. Mi guardo intorno. Dove cazzo Ma sei? dove sei? Mi hai chiamato qui, sono qui. Forse. E faccio un battercianto su uno di loro. State lontano dai miei compagni! Di Vai. nuovo 4? Non credo. Però questo è contro MD. 13. 12. Preso. Preso. E ho fatto pari. Visto che io non credo sicuramente di sapere di essere sotto l'influenza qualcosa, non posso farmi ritirare il save a me. E quindi farò come battle chant. Ti hanno installato i firewall, anzi il soul wall. Il soul wall, è vero, esattamente. Spostati, Tain! È un movimento free. O un disengage. Mi disingaggio. E quindi non ti muovi. Poi dopo, quando ti Esatto, mi muovi. disingaggio in modo da potermi I spostare. danni sono 2, 5, 2, 7. 7, 8 e 7, 15. Su di uno. Ok, e Qua, quando hai peccato, potevo appena. rifarmi fare il tiro salvezza io, ma non lo so. Cazzo, è vero. Appena finisci di dire: dove sei? Non ti vedo? Senti, sono qui con te. Ti giri ed è davanti a te, a meno di un centimetro dalla tua faccia, Chi? una donna molto bella, vestita con delle vesti Lady non troppo Annette! sgargianti. Si vede che è vestita bene, ma che non vuole farsi notare. E ti dice: Lady dovresti farmi un Annette! favore, Qualsiasi cosa per lei. mio Chi, com'è il prediletto. vostro nome? Le siete voi Lady Annette? Esatto. È un onore, ho il suo anello con sigillo, tenga! Oh, puoi tenerlo tu. Oh, grazie. Anzi, ti chiederei di Cosa ci farò? portarlo in un posto quando uscirete da qui. Perfettamente, certo. Ma perché può fermare quei cosi? I miei compagni sono un po' in difficoltà, noi non vogliamo sicuramente. È Lady Annette, ragazzi! È tutto Oh, sistemato, ma tranquilli! uccidi quella certamente. puttana non morta, Alphonse! Giugamma con le parole! Lascia perdere, non è stato educato, È poverino. tutto un grande fraintendimento. Ne sono sicuramente certo. I miei piccoletti avevano solo fame, non volevano Beh, tutti fermi ora! Siamo a posto! attaccarvi. Potete uscire da qua, ma dovrai portare quell'anello a Illejon. Ah, certo, tiro fuori un taccuino e inizio a scrivere. Tutto qua, non vi chiedo altro. Beh, andiamo! Quando tocca a me, dimmelo. Tain. Ecco. Lui mi ha fatto disengage. Lei è qua? Io No, tu non la vedi. La vede lui. Tu non la vedo. però hai visto che stavo dando l'anello a qualcuno. Sì. Ah, giusto, è vero. Ma nessuno ha preso l'anello. Non vedi l'anello fluttuante? Puoi capire dov'è, ma non sei sicuro. Cioè, puoi immaginare dove sia. Io mi muovo qui per avere Visuale una dritta. visuale Scusa, nell'aria. io prima di finire cosa le dico. Comunque, prima di andare, le devo far sentire che è bella la mia ballata sugli orchi. E faccio per tirare fuori il dito per fargliela tutta. Prendo Va bene. tempo. Dando per scontato che sia lì vicina, dato che lui ha porto qualcosa. Ha porso? Porto? Porto, Porgere? Porto? Ha porto, porto. A porto? porto. Ha porto qualcosa? Io da qui? Ti dicono di attivare il protocollo Stormbringer, a te. Infatti stavo dicendo, Volevo mettere un po' di nebbia. io lancio Chris, gli lancio Chris Green. Ok. La nebbia. Come il ghiaccio secco. Hai un meno due perché non sai a cosa stai Certamente. tirando. E penso a Chris Green, cioè pe penso nella mia testa,
Soka. No, ti dico, io non so dov'è, ma tu lo sai. E non senti obbedisci. Risposta, perché senti solo... Questa figlia di puttana di merda. Questo è il secondo round? Questo è il terzo ormai. Allora. È il terzo e lui è il primo a dire, quindi. Di cazzo. Voi sì. E io? Tu sei dopo Alfonso. Ho fatto meno due. Questa era la mia extra, eh. Ti aspetta, sei fatta dopo. Secondo. Hai agito nel secondo, hai fatto il soffio del verde. No, era nel primo. No, era nel secondo. Era nel primo, infatti poi ho detto un... Ma non era il primo escalation? Mi sa che sono confusi con io che non avevo fatto l'azione e me l'hai fatta far dopo. Ah, forse. Vedi, cosa succede. Questo è il secondo escalation. Allora ho fatto 24. Allora avevo segnato giusto che era il secondo. Su cosa hai fatto 24? Tiro per colpire. Okay. No, non è vero, ho fatto 26. Però hai fatto 22. Perché ho fatto... Cioè, hai detto 24 perché è meno 2. No, ho fatto 24. Cioè, nel senso, ho tirato 15 più 9 meno 2 più 4. 15 più 7 più 4. Ok, va bene. Tanto l'hai presa lo stesso. Molto bene. La parete. E Chris si pianta proprio dritta davanti ad Alphonse, Chris. Dove... Dovrebbe esserci la persona con cui sta parlando, se è vicina a lui, come ti aspetteresti. E io cosa vedo? La spada che si attraversa Lady Annent, che probabilmente non è di realtà. Meno male che avete preso precauzioni. Tail, che cacchio fai? Quella puttana sta giocando con la tua mente, non vedi? Ma non la vedi che è qua? Qua dove? Dovrebbe essere lì? Ma le cioè, per fortuna gli sei passato attraverso, se no gli facevi male. È tutto un equivoco, smettila! Chris, che mi devi ammazzare! Beh, non puoi esserci passato attraverso. Io ovviamente ho perso, cioè nel senso il mio round non c'è, è finito, quindi. E mentre Fitz si domanda come ha fatto a passarci attraverso, tocca ad Alphonse. Tiro subito, però stavolta è dato da 6. Due azioni. Prima tiro il dado da 20 per vedere se mantengo la Song of Thunder. Ma il tiro... La scusa, mantengo! Scusa, ma il tiro salvezza non lo fai alla fine di ogni round? Il tiro salvezza lo fai alla fine di ogni round. Sì. Devo farlo prima. Ma tu non hai fatto tiro salvezza. Non devi fare tiro salvezza. Ah, ok. No, ma scusa, ma lui non aveva fallito un tiro salvezza prima. Mm. Ah, no, è vero. Lui aveva passato la MD. Mi è partita, quindi tiro ancora. Sono Thunder sui tizi. Ho detto, fermali, signor. Fermali. Non vedi che sto facendo male ai miei amici? Ne prendo 5. Non hanno fatto nulla i mostri. Non hanno attaccati. Tanto ho fatto 4, 11. 12, 13, 14, 15 di physical. Ancora no. No. Non fa niente. Ah, devo perfezionarla questa cosa. Mio caro, però i miei piccoli sono fermi. Non dovresti attaccarli. Non vorrei farmi arrabbiare. Hai ragione. Ma stavo provando una cosa. Era figa. Tanto sono solo pezzi di carne, no? No, sono morti. Sono molto più che pezzi di carne. Sì, e non ma... sono morti, sono vivi. Ma no, ma sono mezzi morti. Non sono morti. Ma sono amici del re dei Lich. Cioè, almeno tendono da quella parte. Non l'hanno mai incontrato. Cioè, secondo me sono non morti. Guarda, mii, e faccio Turn Undead. Ok. Fai Turn Undead. Ah, ok. No. Se fai fumble è un conto e se no è un altro. Sono un non morto più vicino a me. A meno 55 HP. Ok. ...25 contro livello più MD. Ok. Vedi che lei stride un attimo i denti, ma niente di più. E loro stanno continuando a muovere la testa per seguire Tain, Fitz, Ripple. Wow, che cosa strana. Sono vivi, quindi smettila di ucciderli, sono vivi, Tain! Quando mai è stato un problema? Fitz, da quando la signora dice che è un problema. La signora chi? Non vedo nessuno. È andato fuori di testa. È un un secondo che lo raggiungo. È veramente un peccato per te che tu non riesca a vederla. Ah! E con la mia seconda azione. Ah, giusto, c'è anche la seconda azione. Faccio. No, questa qua tra l'altro era bonus. Quindi ho due azioni ancora. Adesso. Con una, vabbè, faccio. Ti do 7 punti temporanei a te. Bene, meno male, bene. E con l'altra provo a...
capire come si prova a pensare a come si sia potuti arrivare a un fraintendimento del genere, cioè come siamo arrivati qui, che stavamo facendo, perché ci stiamo picchiando tutti quando non c'ha senso. Ok, non lo so, prova a ripercorrere. Allora fai un tiro di intelligenza. E cioè c'è qualcosa che non mi quadra. 15. Ti ricordi che siete arrivati qua perché pensavate che qualcuno avesse, per il nano, ucciso il nano e stavate cercando il ragazzino e Ripple vi ha portato qua. Sì, ma poi siamo entrati noi qua e in realtà poi è scoppiato tutto. I cadaveri erano fuori da questa stanza. Lei siamo noi che abbiamo un po' invaso. Esatto, siete entrati a casa sua senza essere invitati. Posto, fine delle situazioni. Fizz, senso. Io mi avvicino al gruppone. Mm-hmm. Groupon. Sì, esatto. E gli offro il mio buono. Però prima di tutto, allora, devo vedere se mi si ricarica il soffio. Ok. Vai. Gran rottura di coglioni sta qua. Vediamo. 19, si ricarica. Whee! Allora, gli ridarei un altro bel soffio del verde. Vediamo su quanti. Ne hai 6 davanti. Due. Sì, ma è un D4. Sì, sì. E ti dicevo quanti ne avevi davanti. Blea. Quindi soltanto su 2. Ho fatto 20, aspetta, 22 più 3 di escalation, 25 per okay. colpire. E si beccano anche loro 21 ongoing. Ciao. Perché sono fissi i danni? Sono 15 più costituzione, anzi no, 20, 27 allora. Dai, 27. 15 più 7. Più 3 di escalation. 3 di escalation, 25. Sono andati oltre a 21. Sono andati. Smettetela, sono persone vive! Ma smettila tu! Ti sei fumato qualcosa, dillo! Ripple si gira verso Tane e Fizz. Vi guarda e vi dice... Attivazione protocollo anti individuazione. E si avvicina a voi due e Alphonse vede scomparire Ripple, Fizz e Tane, e anche gli altri goal nella stanza iniziano a guardarsi in giro senza capire che cosa sta succedendo e si spargono, dato che adesso tocca a loro. Si stanno spargendo perché, non vedendo più dove siete, stanno girando a casaccio. Maledizione! Non sapendo che cosa fare. E Lady Annent invece ti dice... Beh, il mio lavoro qui è terminato, spero che porterai quell'anello dove ti ho chiesto. Se non lo farai... Non è un problema se i miei amici... Cioè, posso cercare di fermarli se questo... servirà a tutti. Fermatevi, non fate niente, non ammazzateli più, sono creature vive. Cioè, è tutto un fraintendimento. Quando quell'anello sarà arrivato a Illejon, tornerò da te e saremo insieme per sempre. Alphonse. Beh, non sono proprio una persona che è per sempre, eh. Mettiamolo in chiaro. Saremo insieme finché lo vorrai tu. Perfetto. Ricorda, ma tra di noi ci vediamo? Illejon. E non la vedi più neanche tu. Voi tre vi vedete, sì. Io vedete faccio tutti quelli un gesto esplicativo a Tane, dice, battendo il pugno su un altro pugno e indicando la testa di Al. Tane. Io tiro dritto, se deve prendermi un attacco d'opportunità che lo faccia. No, perché non ti sta vedendo. Tiro dritto di corsa fino a Chrissegrim. Ok. La impugno e le dico: non comandi tu, non comando io, serviamo il crociato, dimmi dov'è quella puttana. E faccio una prova di volontà. Vai. Di volontà, di carisma. No, più che altro fai una prova di saggezza perché non riesci a sentire la voce. Più 3. Più 4. Più 4. 19. No, più 3. No. Adesso siamo al terzo. Qui, 18. No, al quarto allora. E che cazzo, 19. Decidetevi. Quarto, se quello di prima era il terzo. Sì, è vero, io sono il... Sì, sì. Se lui è il primo. Sì, sono il primo. 19.
Spendo 10 punti ferita per arrivare a 20. Fai quello che vuoi. No, non c'è bisogno. Ah. Ti dice: non è più qui. Merda. Alphonse. Alphonse. Beh, abbiamo fatto. Andiamocene ovunque voi siate. Pizza. Io continuo a indicare a te. E me ne vado fuori nel corridoio. E nel frattempo io ti bisbiglio: abbiamo rapporti già abbastanza tesi senza che io cerchi di accopparlo. Ma a parte che non sei abbastanza vicino per riuscire a bisbigliare. Lo grido. Comunque, non mi si ricarica il soffio. E boh, sto punto mi stanno girando un po' le balle e provo a dar da far cosa. Non lo sai tu, Manto. Punto scazzato sbuffando il dito verso un aiuto, come si chiamano? Un goal. Mm-hmm. E dovrebbe partire dal mio ditino una cosa di caos, quindi vediamo un po'. Una cosa di caos. Una cosa di caos. Come robe di K, ma è cose di caos. Cose di caos. Un 2 sul caos, il 2 sul caos, eh? Attaccati al caos. Fuoco. Ah, beh. Fuoco, vediamo. Allora, scusetti, di 20, grazie. 15 più 6, 21 più 4, 25 per colpire. Sì. Mm-hmm. Preso. E fa 3 di 10 più il mio bonus, quindi. Più 4, sì. Ricordati. Sì, giusto anche. 3 di 10, vediamo. Allora, 18 più 7. 25. Andati. Più 4, uno solo. Andato. Quindi dal nulla parte la fiammata. E ancora? Gli altri si girano tutti verso di te, perché al momento sei l'unico a cui non è stato ordinato, cioè non gli è stato ordinato di ignorarti, e sei tornato visibile perché hai attaccato qualcuno. Dai, venite qui, bastardi! E prima tocca a Ripple, che ti prende per la collottola e ti trascina via. Cosa cazzo fai? Andando verso Alphonse. È più saggio raggrupparsi, secondo i miei protocolli. Sì, se non ci fosse un matto che vede le donne invisibili. Il protocollo anti-individuazione non è più attivo su Fitz. E riattivalo! Impossibile. Energia esaurita. Sfigato! Appoggia Fitz, si mette davanti a lui in modo da intercettare chi si avvicinerà a Fitz e prepara l'azione, perché in realtà non ha fatto nulla. Quando tocca i goal si avvicinano e Ripple ne attacca uno. Giustamente. Con la sua alabarda spaziale. Lo colpisce. Perché state continuando ad attaccarli? Smettila, Ripple, ti ordino di fermarti. 9, 10, 14 danni. Non moltissimo. Ma era uno di quelli già feriti ed è più che sufficiente ad ucciderlo. Ripple torna visibile. Ma la smettete, dobbiamo portare l'anello a... Ho scritto... Il Legion. E chi cazzo perché è? Perché continuate Legion? A ammazzare questa gente? Andiamocene. Non è gente. Attivazione protocollo di risonanza mentale. In attivazione. Attendere, no, dobbiamo andarcene. Che risonanza. Gli altri si gettano contro Ripple, che sta dando le poi spalle. Poi te li cerchi. Ai goal. Ma uno si inciampa nel cadavere di un suo compagno e cade per terra mentre avanza.
Gli altri tre lo colpiscono solo una volta. E sono 9 danni. Che sulla dura corazza di Ripple sono poco più di un graffio. Ten. Corro verso il... La, come si dice? Il gallo che è caduto a terra. Giro l'impugnatura di Crisigrin in modo da averla in mano come una mannaia. Vedo, cerco di piantargliela nella testa e dire... E intanto le dico... Nutriti e obbedisci, puttana! Che bel rapporto che hai con la spada, eh? 8 e 9 più 4... 8 e 13, 8 e 13. 8 e 13 preso. Che cazzo. Cosa vuoi? Mi servono... Se ne colpite un altro dovrò farvi male. 3 di 8 più 1 di 12. Ok che ci hanno attaccato loro per primi, ma si erano fermati. È inutile questo combattimento. Non costringetemi a usare le mani. Mi sembra giusto. E cosa vuoi fare? Pippa! 8, 8, 16 e 5, 17, 18, 21. 21 e 5, 26, 26 e 11. No, e 11 e altro. Cioè. Lo annichilisci. E senti però che Chris che ne sta facendo apposta a non nutrirsi. Io spendo il prossimo round e io spendo il prossimo... Porca puttana di quella troia! Io te l'avevo detto. Alfonso. Ora che hai capito come stanno le cose, vedi che non la sopporti neanche tu. Io non la sopporto come qualcuno con cui ho un rapporto. Comunque, Alfonso si gira verso Fitz. Dice ai Ghoul... Ci penso io, smettete di attaccare e lancio Charm su Fitz. Ok. Devo fare il tiro io. Hai più di 40 HP? Sì. Quindi in questo momento ne ho 57. Quindi è inutile che lo faccio e allora faccio un Thunder su Fitz e Ripple. Evviva! PvP! Ma vediamo se la mantengo. No, non la mantengo, quindi è l'ultimo... Allora ti dico, ho detto basta! Pff, vediamo se prendo qualcosa. Sì, fa danni comunque. Allora, sono due creature. Quindi Fitz e Ripple. 19, 5, 24, 24 di difesa fisica. Sono... Mi dai qualche dado da 6? Sì. Io non ce li ho qua, cazzo. Vedi i miei che fanno 6 e 6. Ecco come faccio a uccidere. Sono adesso. 22 danni da tuono. La miseria. Ti voglio bene, eh. E vediamo se prendo un'azione extra. Questa qua è un'azione gratuita, c'è ancora... No. Però con la mia azione... Faccio un battle cry su uno dei gol. C'è qualcuno ferito? No. Quello ferito è stato fatto a pezzi. Ho detto basta! E allora do la possibilità a Fitz di usare un recovery. Mi piace. Va bene, grazie. È vero, ha senso. Fitz, usi il recovery? Uso il recovery e sono 3 di 6. Perché se prendevo l'azione extra poi lo charmavo. 3 di 6? È uno per livello. Ma porca puttana, devo tirare un D6. Perché se non lo curavo se mi veniva l'azione extra. Il più è più livello e basta, no? Giusto? E no, potevo charmarlo uguale. Aspetta, no. Vabbè, tu lì. Fa una scelta nella tu vita. Tu lì, troppo no, tardi. Ormai sì, ci sì, ha fatto 76 cose nel frattempo. No, beh, invece che curarlo potevo fargli il charm. Ti avevo portato sotto i 40? No, col adesso col tuono? Adesso sì. Cazzo, potevo sciarmarlo. Fitz. Io guardo malissimo Al. Vedi che c'ho lo sguardo abbastanza incazzato. Perché sono creature viventi. Guarda che ti cito all'Accademia, per uccisi innocenti. Continuando a guardarlo.
punto il dito verso un altro. Pum. Merda. Giusto, ma se è vero, ma 18 più 5 20... vabbè, 23 preso, e siccome era un 12 era un pari, quindi raddoppia il danno e sono 3 di 10 15 più 5 18 più 7, 25, 3, sono 50 danni. Overkill. Boom. Una nuvola di carne. Ma nemmeno una nuvola di cenere, perché la soffio sul dito, sempre guardando Al. Stire. Ripple si guarda intorno, guarda Alphons e si avvicina ad Alphons per cercare di prendergli l'anello. Io che ce l'ho in mano. No, infatti ti viene proprio a cercare l'anello addosso. Può. Io non me li faccio mettere le mani addosso, schifo. Sì, infatti c'è il tiro di difesa fisica. E fa due, quindi non riesce a... Mi sa che non ce la fa. Non ci riesce. È molto lento e molto prevedibile in queste azioni, però ha capito che era l'unico modo per mettere fine a tutta questa scenata. Ma ce lo dice anche? No. Molto bene. E i due gol si avventano, uno su Tain e uno a casaccio tra Fitz e Ripple. Fitz è pari e Ripple è dispari. Fitz è pari. Allora, quello su Fitz, grazie. Prego, figurati. Prende la 18 di difesa fisica. E direi che mi ha preso. E su Tain prende la 15. No. E allora Fitz sono 10 danni. Grazie. Anche perché stavo continuando a guardare Ali io. Quindi mi apprende proprio di schiena. Tain. Come azione gratuita, grido: Fitz, riprenditi, cazzo, sono soltanto graffi. E puoi usare un recovery. Come azione gratuita. Aspetta che vedo se si ricarica sta cosa. Siamo al quinto. Sì. Sì, quindi non lo spendo. Ce n'hai uno davanti e uno che picchia Fitz. Ok. Come azione spingo via semplicemente il Gaul in avanti, ok? Faccio un tiro per colpire. No, un disengage. Eh? È un disengage, esatto. Faccio disengage. Narrativamente, invece che spostarmi un attimino io, lo spingo in avanti. Io ho ancora... Fai la prova di disengage. Ah, perdona. Più in bilico di così era punta. Se muore. Da due. Lo spingi indietro e lui è molto più robusto di quanto ti aspettassi da un essere umano che si nutre di sangue di non morto. Molto bene. Ma evidentemente il sangue di non morto gli dà molta più robustezza. Hai pure masterizzato il mondo di tenebra, quindi. Chiaro, giusto. E quindi, vabbè, sto cercando di spingerlo, non riesco a spingerlo. Gli stringo la mano attorno alla spalla, gli dico: ok, questa cosa può aspettare qualche secondo. E gli, dato che ho in mano ancora Chris Grick, una mannaia, gliela pianto nel collo. Okay. Con punire. A proposito, vediamo se sì. No. Non si ricarica. Vediamo quanto faccio. Evviva! Beh, 5 più 5, 10 più 9, 19. Preso. Ottimo. E gli faccio i miei soliti 3 di 8. Più 3 di 8 più 1 di 12 4 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 più 11 20 e passa, quindi è morto. Non pretendo che Chris Grimm si nutra, perché tanto il prossimo round ho intenzione di fare qualcosa di molto interessante. Vediamo cosa ne esce. Trovo molto interessante la tua parte intollerante, Alphons. Sì. Vediamo se siamo al quinto o sesto. Quinto. Allora, ho usato l'azione libera azione per extra. Curare lui. Ho usato il movimento per fare disengage e ho usato l'azione per ucciderlo. Okay, okay, a posto. Azione extra, quindi. Ripple, che diavolo stai facendo? Ripple è stato controllato! Prima faccio come azione il battle chant. Ripple, che diavolo fai? Riprenditi! E gli faccio rifare un tiro di salvezza. Ok. Giusto.
E se non succede niente, uso l'altra mia azione per farmi un battle cry e darmi il disengage gratis. Ok. E mi sposto verso Tain. Ripple dice: calcolo probabilità furto 3%. Ah, però. Andiamo bene. Fizz. Allora, io Attento a accanto il gol che mi ha Ripple. attaccato, Eh? no? Il gol che mi ha attaccato ce l'ho ancora di schiena, tipo, sì. Ce l'hai ancora davanti. Vabbè. Gli punto il bastone addosso. Furto. Ho sentito furto. Ok. Gli punti il bastone addosso. E faccio partire un altro Chaos cazzo Bolt. di caos. U cazzo de caos, a cazzo de caos. Più 24. Lo prendo? Sì. C'han Ok. 20. Anzi, no, scusa, hanno 16 di classe Vabbè. di difesa. A voglia. 3 e Lightning, parte un fulmine. E sono 13 più 6, 7, più 13, 26. Beh, sì, è andato al solito. Ed era l'ultimo gol che rimaneva. Adesso Al, ti dai una calmata? Io? Avete ammazzato delle persone, non c'era motivo, potevamo andarcene. Sono Correzione. Gaul! Correzione. Fanno Cosa schifo! vuol dire? Non so, erano ancora vivi, magari potevano essere guariti. Correzione. I ghoul non sono morti, ma non sono vivi. E intanto io mi Beh, sto adesso avviando. sono morti. Intanto io mi sto avviando Non sono più ghoul. silenziosamente verso la tomba. Dovremmo parlarne di questa cosa perché non mi piace per niente. Potevamo andarcene E tranquillamente. intanto mi siedo sulla tomba. Siamo entrati probabilmente a casa di qualcuno che giustamente si è difeso. Al, Ma era tutto un calma. equivoco. Io sono calmissimo, siete voi che avete ammazzato tutti. Punto Cristi, riverso il mio stomaco come se stessi facendo seppuku. Fino a entrare da qui, chi diamine pensavi che fossero i vampiri? Buoni o cattivi? Non erano vampiri, erano ghoul. Sì, ok. E tu con chi stavi parlando? Con la tua mente Con o Lady con qualcuno? Annette. In tono a bassa Era un. voce. È Che ne necessario sai? Leggende riconsegnare. dicono che sia un vampiro. È necessario riconsegnare l'anello. Intanto io sto intendendo. Consegnare l'anello per purificazione. E Intanto intanto, Tain. sto intonando una linea al crociato mentre loro No, parlano. l'anello deve essere Prego. consegnato. Poi ci faranno quello che vogliono. E Legion è stata molto chiara, Lady Annette. È necessario consegnare l'anello per purificazione. Io starei comunque attento a Ripple perché a quanto pare qualcosa lo sta controllando. E questo lo dici a Fizz. A Fizz e Ripple. Perfetto, ottimo. E mi sposto un po' verso uno di quei tavoli. Pronto che se Ripple mi incarica, io giro intorno al tavolo. Va bene. Mentre succede questo. Io mi affianco al comunque. Ok. Anzi, va avanti un po' la mia Nenia. Che Va bene. cioè, così li lascio interpretare. Io affianco Al dicendo: sì, effettivamente Ripple è strano. Guarda, guarda da qui, avvicinati. Guarda dalla mia angolazione, Mi vedi quella abbasso un lucina lì po' e strana? guardo Ok, verso Ripple dal basso. prova a sfilargli l'anello tu. Su. È un tiro di difesa fisica. Quindi un di 20. Sì, più destrezza nel tuo caso. Sì, però scusa, fai il pignolo. Deve strapparmi la borsa, perché infilando la mano non è che trova l'anello, oppure non sarà così facile. È dentro la mia sacca, in una delle Ma sacche, non questo sanno allora neanche varrebbe quale. per tutte le volte che c'è da fare un tiro di Ma difatti qualche non cosa. rubi le cose in mezzo alle tasche alla gente. Sì, Ma da quando? da sempre. Gli infili la mano in tasca e prendi quello che c'è. Ma non è che gli dici vado a prendere l'anello dentro la sua borsa. Hai ragione, faccio prima darti un colpo in testa. No, sì, sicuramente sì. Cioè, ha senso
È come se io ti metto una mano nello zaino e voglio prendere uno specifico oggetto. Non è che puoi farlo con Slate of Hand. Con Slate of Hand puoi anche sfilargli la sacca tutta intera. Però non sai che l'anello è lì, boh. Allora, io... Cioè, poi magari lo sa perché l'ho messo allora, via. Mettiamola però... così, in realtà, D&D 5, tu con un'azione standard... Io gliel'avrei fatto fare con uno svantaggio in D&D 5. Boh, non so, un ladro di terzo livello con un'azione standard scassina una serratura, con un'azione standard. Quindi sì, ma una porta ferma, non gli frughi nello zaino a uno, sì, senza che se ne accorga. Sì, ma non ha senso nemmeno aprire una serratura in 6 secondi. No, neanche in 2, è un'azione standard. C'hai il movimento e l'azione bonus. Anzi no, con l'azione bonus sei un tiff. Al terzo livello, se prendi l'archetipo tiff con un'azione bonus, fai pack e scassi la serratura. Sei fonzi e scassi. Sì, ma lui è uno stregone. Così. Sì, infatti hai ragione. E allora facciamo così. Io uso le mie conoscenze da gladiatore, trovare una mossa con cui gli blocco le braccia e lo blocco sopra la lapide per dare tempo a... Sono a Ripul, tavoli, ma ok. Tavoli, scusa. A Ripul di prendergli la sacca e trovare l'anello. Va bene. È più coerente? Sì. Sì, cioè, in teoria tu non dovresti sapere neanche dove avevo l'anello, quindi ci stai. Appunto, per quello, non sapendo dove è l'anello, ho detto che devono prenderti qualcosa. Tu sei matto da legare, quantomeno ti blocco. In realtà, se proprio vogliamo rompere i coglioni, lui lo sa dove è l'anello. Tain. No. Fizz era dietro che sparava contro la gente. Sì, ma l'anello ce l'avevi già tu. Ma in quale sacca? Ma l'avete trovato insieme l'anello, tu e Fizz. No, ma in quale delle mie sacche? Ma non importa, se ti vedo che ti infili una mano in tasca a destra, sarà a destra, non a sinistra. Ah, ce se mi ha visto tu... che ho infilato una mano in tasca eravate a destra. Eravate solo tu e lui quando avete trovato l'anello. Ok? Comunque. Non era in mezzo a un combattimento, eravate voi due nella fossa. Sì, però adesso io gliel'ho data a lei e poi l'ho rimesso, a meno che non l'ho rimesso esattamente nello stesso punto... Se ti tiri fuori il cellulare e poi lo rimetti dentro. Non è detto che sia la stessa tasca. È abbastanza probabile. Non è importante, Fizz sa che è lì. Sì. Perché non sa neanche che l'hai trovato fuori. Sa che ce l'ho. Comunque ho fatto 18. Contro reso? Contro la mia scia, immagino. No, difesa fisica. Sì. Ah, passati. No, però non c'è più l'escalation. No. No. Allora sì, senza escalation. Preso. Ok. È piccolo ma forte. Lo pinni sul tavolo. E Ripul sono sopra di te. Io voglio provare a fare le braccia qualcosa, con il bastone. Fregati! 20. Sei prima tu. Anche tu, Fizz, prova a liberarmi. Giusto. Fate un tiro contrapposto di forza. Wow. Oh, 14. Crociato 20. Okay. Lasciami, che cavolo fai? Ripul si avvicina e con un sensore che esce dal con un'antenna solita identifica la sacca e stacca direttamente la sacca. Prova di forza per staccarla. No, ce l'ho addosso. Metterò una mano per tenerla. No, dai, perché lui ti sta tenendo pinnato sul tavolo. Va bene, me lo ricorderò quando lo vorremmo fare noi. Che se qualcuno è pinnato gli puoi rubare quello che ti pare senza fare tiri. Va bene. Sì, se posso usarlo me anch'io, sì. Ok. Cioè, se l'altro è immobilizzato, sì. Ma non sono immobilizzato. Sì, lui ti ha immobilizzato. Quello che ha detto prima. Quindi mi basta fare una prova contrapposta per immobilizzare una creatura. No, lui è andato a cercare nelle memorie da gladiatore la mossa per pinnare la gente. Per pinnare, ok. Tu non hai le memorie da gladiatore. Ma neanche lui. Sì. Sì, ho il background gladiatore. Ma non lo aggiunge ai tiri per colpire. È per dato... conoscere la mossa per pinnare. Io posso prendere uno per le spalle e tenerlo fermo. Vabbè, prossima volta vediamo. Quando la userò. È di nuovo il 50 torce. Sì, esatto. È arrivato quel momento della stagione in cui. No, non è il 50 torce. Scintilliamo su qualcosa. Che secondo me PvP non va gestito così. Però va bene. Era per stringare un po' la cosa. Perché c'è una roba interessante che sta succedendo dietro. Va bene, intanto noi possiamo andare avanti. La prossima me l'ha presa, va benissimo. Andiamo avanti così. Apre delicatamente la cosa e tira fuori l'anello. Va bene? Ok. Senza nessuna mia interferenza. Senza nessuna tua interferenza, perché tu l'azione l'hai già fatta. Ok. Ah beh, questo ci sta. Sì, ma ci sta. Va bene. Ok. È cambiato qualcosa? No, devo sapersi perché lo farò anche io. Va bene. Io
che non ho cacato pari tutta questa scena mentre capitava. Ho la punta di Chris Green puntata sul costato, anzi sugli intestini, e le sussurro mentalmente: tu sei Nicandro, ma soltanto io ti posso impugnare, quindi senza di me sei nulla, uccidimi o obbediscimi. E mi pianto la spada nella... e cerco di piantarmi la spada nella pancia. Ok, fai un tiro di zero carisma proprio, Qua è il fumble di fine sessione, non so, 22, no, 22, no, 32, fine sessione. Vediamo se devo rifare il PG, se devo riscrivere il PG. Uso, vediamo, Smite, Lay on Hands, no, non ho niente da usare. 3, oh, questo dado non ha tirato più di 5 tutta la sessione. Che tra l'altro qui c'è un paradosso ora. Vediamo. Claudio, c'è un paradosso. Sì? Perché se la spada... per punirti decide di ucciderti, rimane con una delle poche persone qui che la prenderebbero e la butterebbero nella lava da un angolo. Quindi c'è un paradosso: ti uccide o non ti uccide? Oppure divento Chris Grimm, cioè muoio, divento Chris, non lo so. In realtà non succede nulla di tutto questo, perché il fatto che tu abbia fallito il tiro di carisma non ti fa muovere la spada, che rimane bloccata davanti al tuo intestino e ti dice: non no, ti dà neanche la tua morte, sono io a decidere. Non so fare come si fa per far schioccare le dita mentre fai così con la mano. Mic drop. Ad ogni modo sono disposta a lasciarti agire per un po'. E senti che la lama si avvicina un po' di più al tuo intestino, poi si riblocca. Questa questione non si chiude qua. E la rinfodero. Anzi no. E me la rimetto, ricomincio a cullarla sul braccio. Okay. Perché mi ha mostrato che è cazzuta. Ma, porca puttana, deve obbedire a me. I dadi non mi hanno sorriso in questo periodo, no. Cioè in questa sessione. Direi di no. Va bene. Nel frattempo che tu cerchi di suicidarti... Io continuo a divincolarmi, cercando di liberarmi. Immagino che mi lasci dopo. Sì, sì, appena ha preso l'anello ti lascia. Ripul... continua a esaminare l'anello con l'antenna e te lo riconsegna. Anello non contaminato. Che cazzo stai dicendo, Ripul? Che diavolo stai facendo? La contaminazione è all'interno. Non è contaminato, è l'anello. Dobbiamo andare a portarlo, stai bene? Alphonse, fai un check delle tue diagnostiche. È contaminato. Fai un check di quello che c'hai. Override. Ti ordino di fare un check delle tue funzioni che non funzionano ora. Funzioni? Perfettamente funzionano. Fizz, tu non dagli retta a lui. Allora se mi tieni ti do un cazzotto in faccia. Io mi alzo dal sarcofago, lo esamino con l'inquisitore e poi lo scoperchio. Porca puttana, 2 con inquisitore, ma lo scoperchio. Mi sono rotto il cazzo di sto dado di merda. Di merda. Ma perché non l'hai cambiato dall'inizio? Scusa. Ma perché non credo nel fatto che un dado nello specifico sia... No, no, è uguale, tanto andrà così. Comunque, non so un cazzo di sto sarcofago, ma magari dentro c'è un cadavere, qualcosa. Sì, c'è un cadavere. Nice. Che allunga una mano verso di te e fai l'iniziativa. Molto fate bene. L'iniziativa. 12 e dexterity, 12, 14. Vediamo se mi ritorna la Song of Thunder. No, 2. Io ho fatto 7. Dato di me. È sempre dammi lui. Io. Te tieni. Giallo. Oh. E iniziativa. Vedi? Vedi, 22. Bastava tirare questo, cazzo. Vaffanculo. Te. Alphonse. 15 ha fatto quando l'ha tirato per te. È come Chris Grimm. Che stronzo. È il dado Chris Grimm. Ripul ha meno di 40 punti ferita. Ripul no, non ha meno di 40 punti ferita. E comunque ci dicono che te e la sua spada hanno sempre più un rapporto di padre disperato e figlio adolescente. Porca troia, è vero. Tantissimo. Passami il manuale prima che Roberto se ne approfitti qui. Se ne approfitti soprattutto. Esatto. Io ho visto qualcosa di tutto ciò. Ho sentito lui che faceva tipo o qualcosa.
Non lo so, hai urlato come una, una ragazzina o come un lama divorato da un branco di lupi? Ho ringhiato come al solito. Guarda, porca puttana! Allora, quello che vedi è che lui ha buttato giù il sarcofago, quello si è sentito perché ha aperto di violenza il sarcofago di pietra, e ha cercato di tirarsi indietro, e adesso vediamo chi ce la farà a tirarsi indietro prima, ma in ogni caso vedi che c'è un braccio che esce da... Beh, allora io faccio gnec e lo tiro indietro, se sono il più rapido ad agire. Sei il più rapido ad agire. Allora vado lì e lo tiro indietro. Ok. Chi tira indietro, cosa tira indietro? Tain. Mi prende per la collottola e mi tira indietro. Ah, okay. Oggi è la puntata in cui si tirano le persone per la collottola. Sì. Che è una manovra specifica di... Assolutamente del sì. Manuale. Che come in Shadow richiede 14 tiri. Vuoi vedere se hai altre azioni bonus? Zero escalation, no. Bravo. Però mi si resetta, quindi ritiro il dado da 4. E... Dal... Ecco, l'iniziativa, ho preso il tuo stesso potere. Ok. E dal sarcofago si allunga un braccio che... Ah, era proprio lì, era. Era la cagna. Ma io sono sciarmato dalla sua visione o da lei? Da lei. Sperava di mandarvi via e evitare che le rompeste le palle, poi lui è andato proprio ad aprire il sarcofago. Bravo, Tain. Per una volta. Ma dato che tocca mi odio lei... tantissimo, ma... Che se il mio personaggio farebbe il pignolo in quella situazione perché non vuole darvi vantaggio. Tu hai giocato benissimo. Cioè, tu hai proprio non... senza un plissé per quanto mi riguarda. Infatti, io non ho neanche voluto intervenire perché volevo aggiungere caos. Si suicida, vaffanculo, ma piuttosto pensa che lasciare la vita. Ti rimanevi tipo un punto ferita e dicevi vaffanculo, apro il sarcofago. Uno sciarmato, uno morto. Lo stesso. Pizza e Ripple. Guarda Tain e gli dice: morirai. Il tuo sangue sarà mio e la tua spada andrà al signore. Perché parli così, Lady Annette? Ah! Siamo tutti amici! Allunga le zanne e si getta su. Cammina! E mentre lei sta. Sì, si getta su di me, sentite Tain che ha detto: hai scelto la giornata sbagliata! E cambia dato! In realtà è quella giusta se non cambi dato. In effetti, ti presterò il mio giallo. Ti ringrazio. Allora, prende la 22 di classe armatura. 21, peccato. Sono 18 danni. Ma io l'ho tirata indietro a lui. Sì, e lui e lei è andata avanti. Ah, è la sua azione, quindi allora, va qua. I 7 sì. Se ne vanno e me ne fa altri 11. In più, dato che ha fatto un tiro pari, può fare un secondo attacco con le zanne. Bene! A più 14. Bene. Contro classe armatura. E prende la 31. Si aveva preso con la 22. Ti fa 7 danni. 31 mancata. Sì. E hai meno 4 ad attacco e difese. Miseria. Che sei indebolito dal risucchio di sangue del vampiro. Ma in questo caso non c'è un tiro per la dominazione o qualcosa? Perché sta attaccando il mio compagno? Adesso quando tocca a te sì. Però dato che tu hai già agito, quando poi tocca di nuovo a te, sì. Fino alla fine del suo prossimo turno. Meno 4. Ok. Ripple. Non c'è tiro sorvezione, vero? No. Ok. Perché dura solo un round. Ripple avanza e 01001000111111. No, che cazzo tira? Non questo dado. Dadi da 8, per favore. 8, 8 e 8. Ci tira un terzo, grazie. E... chiude parte delle tue ferite. Molto bene. E ti ridà 14 punti ferita. È difficilissimo, momento meno 14. Smettetela di picchiarvi, Lady, non attacchi! Tain. Tain, possiamo ancora fermare questo scempio? Sai, io non gli rispondo. Io posso usare, non ci sono le reazioni qui. Io sono troppo incazzato con Chris che se prepari l'azione. Cioè, adesso che lui è di fianco a me, non posso prenderlo per un braccio e tipo isterico fare: non attaccarla, smettetela di picchiarmi. Sì, tipo attaccato alla gamba, ok. Sì. Lo faccio allora. Smettete di picchiarmi.
Tra l'altro le voci nella testa si domandano anche chi sia il padre e chi il figlio adolescente tra sì, perché siamo te, un po' tutti incazzatelli. Tane. Non so se ingolosirla. Allora, il mio istinto adesso è non usare Crisegrim e pigliarla a chiavate di piatto con lo scudo. Non so se ingolosirla, non so se prenderla a chiavate di piatto. Va bene. E mancava del metallo da un po'. Con lo scudo, dai. Allora. Beh, almeno, okay. Almeno usi le protezioni. D'accordo. Esatto. Allora, io attacco lei e intanto dico a Crisegrim. Testa di cazzo, siamo dalla stessa parte. Nutriti di questa puttana schiava del signore dei Lich. E lei ti dice, no, me ne vado nella mia stanza, sono in punizione. Punire. Anzi no, non lo... Sì, vaffanculo. Punire. E non lo ricarico perché sono escalation 1. Porca puttana! Troia! Ho fatto di nuovo 3. Aspetta, fermo. Ho fatto 3 più 5 più 4... No, 12. Non la prenderò mai. Come è possibile? Dammi il dadone. C'è l'unica speranza per te. Non Fizz. Tirarlo adesso però. Madonna santa. Fizz. Io pompo il potere e basta. Perché? Okay. Perché non mi vuoi obbedire? E con il pompare il potere mi viene fuori. Ecco, ti viene fuori col pompare il potere. Pompare il potere mi viene fuori. Sono io che faccio metallo, certo. Sono più una la classe armatura. Ah, comunque stavo dando un'occhiata, non so se è l'SDR... SRD. Sì, va bene, quello. La RSP, GBZZ. La Sabanana GMBH, sì. L'escalation die a me lo indica come solo come bonus agli attacchi. Sì, lo sì, so. L'abbiamo aggiunto noi con House Rule. Ah, ok, va bene. Scusate. Abbiamo sempre saputo. Perché devono andare un po' più di fretta ai combattimenti. Esatto, Alphonse. Alphonse, vediamo se c'è un'abilità, una cosa extra intanto. No. E cosa so? Cosa, dopo che gli ha infilato le zanne nel collo di un mio amico, fai un tiro più o meno. Salvezza. CD? 16. Minchia. È un vampiro forte. Cazzo! Non è più l'escalation 16. Quando... Siamo al primo. Quando mai è stato più... No, non lo mettiamo mai. No, è sempre è l'unico tiro puro. Che tiro secco. È l'unico 15. Tiro che non si aggiunge mai niente. Però adesso posso iniziare a capire che c'è qualcosa che non va? O non mi sono accorto assolutamente di niente? No, ti sei accorto che due tuoi amici si stanno ammazzando, però anche tu e altri due tuoi non amici non ho sentito niente di questa prima. Cosa del tiro salvezza che ho fallito. No. Ok. E allora... È una brutta situazione perché tutti ce l'avete con qualcuno. È sotto 40 punti ferita, Tane? Non lo so se è sotto 40 punti ferita. Me no. Lo devi dire. No. Fizz? O Ripple? Ripple no, perché non è... No, io sono ferito. Full. Cioè, è stato ferito, ma poco. Io provo a separarli. Di forza. Vai. Tipo mi metto in mezzo a lei e li spingo via. Tipo mano sul petto a lei, mano sul petto a Tane e provo a spingerli lontano uno dall'altro. Ok. Faccio forza? Sarebbe fai improbabile spingere forza, il paladino sì. Il vampiro millenario, ma farà 18 e ce la farà. 20 di dado. 5. E 3, 8. Bene. Lasciatemi, smettetela! Smettetela! Alkelei ti dà uno schiaffo e ti allontana. Vediamo se ti prende. E anche ti riprendi senza tiro salvezza. Se mi prende. Se ti prende. Adesso fa fumble, guarda, eh. Sai che bello sarebbe per lei. No, 19. Bam! Ti fa 29 di classe armatura. Direi di sì. 18 danni. Sta minchia. E ti spinge un po'. Perché? Ma dovevate andarvene e nessuno si sarebbe fatto male. Puttana! Solo nel passato. Oggi sono Lady Annent e ti inchinerai a Lady Annent. Ripple si avvicina a Lady Annent. Protocollo spezza ginocchia attivato. Riuscirò a lanciare un incantesimo da sobrio o adesso Fitz farà 92 danni con un incantesimo e l'annichilisce.
Ma il protocollo spezza ginocchia non funziona. Bello come Lady Annette tiri 19 e Ripul tiri 5. Ma perché Lady Annette ha un potere fortissimo come vampiro, che è quello che tiriamo tutti di merda. Bello, bello. E addirittura a me mi fa tirare un 15 su 16, giusto per farti... come nei gratta e vinci quando sbagli di un numero e sì, vincevi sì. Un miliardo. Esatto. Lady Annette, fattore C. Tain. Io... Non te la meriti, però. Io getto per terra Chris e Green perché mi sono rotto il cazzo. E le tiri una testata. Spacchi una bottiglia. Prendo per, con punire, prendo per il collo Lady Annette e col taglio dello scudo, glielo, cioè col taglio dello scudo la, cerco di colpirla esattamente sulla fronte. Pah! Vai. Falle male a quella cagna! 2! Non ci credo, non è una questione di dado. È una questione che i vampiri vincono e basta. Aiutateci, per favore. Perché non l'hai tirato bene, comunque devi farlo rotolare. La prossima volta lo faccio rotolare. Fitz, aiuto. Almeno tu fai qualcosa di utile. Aiuto. Va bene. Io che ero dietro mi faccio largo in mezzo a Teine e Al. Tanto sei piccolino. E... No, e non posso ricaricarla, devo aspettare il rest per quello. E questo combattimento, se ve lo state domandando. Do una bella soffiata, stavolta del respiro del bianco. Ah, pensavo chiamo la polizia. C'è un vampiro che poteva stare. Ci fa tirare male. 5. 22 PD. Presa. Sì, sono quelli che sto tirando io. Tutti i PD del mondo. Io è da inizio del combattimento che ne sto tirando uno. Porca. Primo round, e... ti guarda e vai. Che bello. Sono 50 da freddo. E qua se volessi fare il fastidioso, cosa che farò sarebbe da dirti, vedi come si interpreta lo charm? Ma no, sta... lui non ha fatto charm. Okay. Sì, non me l'ha detto. No. Secondo me era charm. Era charm. Era charm del vampiro. Ah, ok. Alphonse. Come c'è scritto? Aspetta, Alphonse. Aspetta. Devo vedere per l'escalation. Esatto. Ho fatto 2, quindi no. Adesso vedo io se faccio 1 o 2. E quindi sì. 2 azioni. Oh. Io Fambola mi incazzo due. Tantissimo contro di lei. Prendo la falce, inizio a ritmare un motivetto e lui inizia a ballare. E perché non basta? Le lancio Vicious Mockery. Mm-hmm. E glielo lancerò dicendo: guarda, guarda, in cripta c'è una grande meretrice. Annette, il suo nome è. E il sangue non è l'unica cosa che succhia! E spara. Ok. Perché sono infastidito, non volevo, trovare una rima dopo, infastidito, e quindi è andato sulle cose da taverna. Voglio un bonus per Roberto. Devo fare carisma più livello più 2. Più erbolisteria, diciamo. 18, 25, 27. Contro MD. Presa. Sono 6 dadi da 6 danno psichico. Ce ne ho, no, ce li ho. E poi ce l'ho talentato, quindi sono 10, 12... 12, 12, 24, 31, 32, 33 danni. E in più, fino a che alla fine del suo turno può fare un tiro salvezza ogni round. Fino a che non lo passa, ogni volta che manca con un attacco si prende metà del suo livello in danni. Mm. Ok. Questa è la prima azione. Con la seconda azione... E do una falciata in faccia. Mi sembra un'ottima idea. Perché sono lì pronto per fare il battle chat, ma poi preso dal nervosismo che mi ha sciarmato, le spacco la falcia in faccia. Spacco faccia a faccia. 9, 14, 17. Di classe armatura no. No? Più 2, 19. No. Neanche? No. Pesante, allora l'ho mancata, sono 3 danni. E avendo fatto 9, che è odd. Sì, dispari. Do a te in 7 punti ferita temporanea.
Reggi, ammazziamo la mignotta. Qualcuno di voi è sotto la metà dei suoi punti ferita? No. Io no. 25 su 55. Che cazzo te li ha fatti? Lei con uno schiaffone da 28 danni. Da 18 danni. E la madonna. Ero a 43 su 55. Allora si getta su Alphonse e, dato che sei sotto la metà, sei per lei indebolito. Non sono okay. delle cose... Allora, quando sei insanguinato non ci sono delle cose meccaniche che succedono a tutti, ma alcuni mostri hanno dei vantaggi su quelli che sono indeboliti. Adesso fa fumble e si piglia un sacco di danni. No, il suo vantaggio è che ti può fare direttamente il morso senza averti prima fare lo okay. schiaffo e il morso. Però farà fumble? No, fa 23 no, di classe armatura. Sono 7 danni e hai meno 4 agli attacchi e meno 4 alle difese fino alla fine del suo prossimo turno. Ok, anche tu. Ma io no, ma io no. Ma non più Tain. A te intanto non è che cambi molto, eh. No, il cazzo, adesso l'ammazzo. 19, passato. Ha fatto un sacco di volte 19 questo danno. Sì. Sì. Ripple. La manca. Ma no, ma quel dado quando tira Ripple fa 4. Non come quando tira Lady Annette che fa 19. Tain. Lascia stare, Alphonse! Chris e Grinda per mi ha morso! Mi ha morso! Ah, mi ha morso! Fa male, mi ha morso! Chris... Sono infetto! Uccidetemi prima che mi trasformi! L'aveva detto Ripple che c'era l'infetto. Uccidetemi prima che mi trasformi! Chris e Grinda non Tain! Mi vola nella mano. Tanto Tain non è capace. Io mi faccio preventivamente... 10 danni. 10 danni? Me ne faccio 6, quindi questo diventa uno. Perché Tain è masochista nel profondo, anche senza fare niente decide di farsi dei danni. Io gli sto nutrendo sto facendo bere forzatamente, non cioè, manto, ti prego, Chris mm-hmm. Grim. La sto nutrendo della mia energia vitale, perché quella degli altri la potrei anche rifiutare, ma la mia no. Ok. E le dico: colpisci, cazzo. Non ci credo. Vabbè, dai. Ho fatto 13 più 5 di 18, 19, 20. Preso. Alleluia! Era ora. Intanto sono 6, quelli che mi sono inflitto io, mm-hmm. più... Ah, non ci sono più di 8, 3 di 8. Sono tutti, te li ho lasciati tutti lì. Più 1 di 12. Ulla. Ah, mica tanto, in realtà 4, 4, 8, 3, 8, 16, 24. 24 più 13. È più che sufficiente a tagliare di netto la testa a Lady Annent, che rotola. Fermo, aspetta, ok. Taglio le taglio la testa con Crystagrim, l'ho appena nutrita, dimmi a cosa devo rinunciare permanentemente per far assorbire a Crystagrim l'anima del vampiro. Permanentemente? Non mi interessa, Crystagrim deve diventare più forte, mi deve obbedire, deve capire che se deve mangiare, porca puttana, quando glielo dico io. Sono io il papà ed è lui l'adolescente, evidentemente. Hai capito? Mangia tutte le tue cazzo di verdure. Finisci il tuo vampiro e poi potrai mangiare il gelato, cazzo. Allora, non mi interessa, tu come avanzamento adesso hai preso quello dell'arma... Dell'arma magica. E allora basta quello. E che cazzo? Ho tirato 3 tutta la cazzo di sessione. L'ho colpita con un 5, puttana miseria. Dimmi. La testa di Lady Annent rotola per terra... Ripple sta iniziando ad aprire il suo scomparto per assorbire l'anima e senti un'ondata di energia uscire da Crystagrim che glielo richiude. Ok. Sentite proprio un'onda d'urto. Non vi fa danni, però sentite proprio la botta. Si richiude lo scomparto di Ripple e per la prima volta sentite la voce di Crystagrim da dentro la spada che dice: mia. E il vampiro è diventata una lanterna arancione. Esatto. E il vampiro davanti a voi si disintegra diventando cenere come se fosse esposto ai raggi del sole.
Puttana, 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 puttana. E tu sei mia, sei mia! E la, la rinfodero. Un branco di matti! Puttana! E la guardo. Puttana, puttana, vado, sputo puttana. Nel sarcofago. Ma con chi ce l'avete? Non capisco. Giocare con la mia mente. Tu giochi con la mia mente. Giochi con la mia mente. Vedo c'è qualcosa di valore nel sarcofago. Se no ci piscio dentro. Di valore non c'è niente. Vedi, no, che non è un lich o una mummia. È tolgo un qualcosa che si può rovinare. Okay, e no, se mi scappa non ci piscio solo dentro. Fai il filo di costituzione. Ma che schifo. Gli elfi ce la puoi fare. Gli elfi è io mi metto i piedi dentro il sarcofago, mi abbasso i pantaloni. Se qualcuno vuole guardare, se no si gistocca lo sguardo. Perché continuando a dire puttana, 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 faccio quello che devo fare. Quello che un qualsiasi bardo in questa situazione farebbe. Ok, tira i tuoi due dadi maledetti che sono ancora lì, che fluttuano nell'aria da un po'. Di che cos'era? Erano della regina degli elfi. Regina degli elfi. Se era una tomba di una cosa della regina degli elfi, ci sto cagando dentro. 1 e 5. 1! 1 sì. 1 solo. Ok. In quel momento sentite una vibrazione nell'aria. Quando posso, quando ho finito mi ritiro sui pantaloni, non vorrei sporcarli. E è chiaramente l'apertura di un portale magico. Addirittura, cosa hai mangiato? E da... che si attiva soltanto con la merda d'elfo? No, il portale magico si apre ed esce l'arcimago. Mi tiro sui pantaloni di battaglia e inizio a fare proprio la cintura che si cerca di allacciare. Tutto sotto controllo, tutto sotto controllo. Ora, se avete finito di perdere tempo, io vi avrei dato una missione, ok, che vi avevo chiesto di fare con calma. Chiudi il sarcofago. Chiudilo tu. Ma mi pare che qua stiate perdendo tempo. E oltretutto ho dovuto fare un favore alla regina degli elfi, perché voi ci state mettendo molto. Quindi vi prego, fate alla svelta, perché questo favore ora me lo dovete voi. Io ho finito. Sì, se non esci subito da lì dentro e ti rimetti a fare quello che vi ho chiesto, continuerai così per 3 giorni, te lo assicuro. No, richiudo un secondo, almeno quello. E mentre continuo ad andare sulla cosa, inizio ad avviarmi verso l'uscita. Io mi avvio, non mi senso, non faccio la non faccio la cosa da sfigato che gli do un trusso con la spalla. Però gli passo molto vicino, senza neanche cacarlo, e vado avanti. Perché c'è già stato abbastanza. Esatto, perché c'è già stato abbastanza. E passo oltre. E mi allontano da questa cazzo di missione. Mi ha fatto litigare con me stesso. Mi ha fatto litigare con Chris Grimm. E sono incazzato. Io invece vado avanti e dopo che mi calmo un po' del fatto che hanno giocato con la mia mente e non possono farlo perché sono io che lo faccio. Mm-hmm. Mentre penso all'ipocrisia della cosa, mi allontano e mi viene in mente: chissà quando qualcuno verrà in questo sotterraneo e aprirà il sarcofago. Un gran tesoro. Tornerò tra un paio di giorni. Nel frattempo vedo che si è disattivato il protocollo arcimago e si mette a maneggiare con Ripple. Io mi sto avviando verso l'uscita. Ma qualcuno si ricorda perché eravamo scesi qui? Protocollo arcimago attivato. Beh, dovevamo trovare chi aveva ucciso i nani. L'abbiamo trovata, è stata lei. Sì. Tra l'altro mi ha detto di portare quest'anello quando... Puttana? Di portare quest'anello a... Certo il leggio. Ma sì, ti volevo una prova di conoscenza per sapere chi è una città... Bardiche. Vai. Inquisitore, una città eretica. 4, 24. Più. E io ho fatto int, no? 549 intelligenza 13. Tu sai solo che è una città. Non è una persona, è una città, viene chiamata la città delle cattedrali. Perché è la città della sacerdotessa e ogni dio della luce in quella città ha un suo tempio, una sua cattedrale, cosa che non succede da nessun'altra parte nel mondo. Perché vengono genericamente venerati gli dei della luce, ma senza entrare nello specifico
separandone i templi, tranne che in questa città. Ce ne andiamo? Mi sembra che l'arcimago è un po' incazzato, un po' vecchio, c'ha fretta. Io stavo andando. Io vi seguo. Ma non vogliamo finire di esplorare qui prima? Questo posto puzza e non mi interessa rimanerci. E poi Pager Reward ci aspetta per quella cazzo di consegna. Questa side quest non è me che mi sia proprio piaciuta, eh. No? Io sento Chris e Green che è pervasa di energia vampirica. Forse qualcosa di buono è venuto, vedremo. Tra l'altro vorrei ricordarti adesso per curiosità la storia che avevo scritto io su Chris Grimm, che era quella presa da Castelvania, eccetera, che aveva ucciso una signora dei vampiri e ne aveva assorbito l'anima. È vero, cazzo! Già! La preveggenza! Andate a rivedere la dissertazione di Al sul male su Ken che è un bastardo. Era tutto vero. Che è tutto vero, peraltro. Cioè, no. E tra l'altro sta prendendo anche la storia di Chris Grimm prima che fosse... Che fosse scritta. E adesso vedremo per cosa caso questa spada nuova. Cioè la spada ha questo potere nuovo. Chi lo sa? Beh, già era vampirica prima in realtà, perché ciucciava la tua anima. Magari ciuccia anche quella degli altri adesso. Cazzo, non so. Magari non so, una volta al giorno, una volta per combattimento. Lo scopriremo quando capirò. La userò ancora. Esatto. Yes. Uscite da dalla cripta e dalle rovine nascoste sotto alle pietre della strada che avevate esplorato. Aspetta, quando usciamo da lì mi giro verso Fitz. Ma di solito i vampiri non sono circondati tipo da gioielli, lusso, oggetti magici? No, sono le mummie, no. Quelle no, ma io non so un cazzo, cioè dipende, cioè non c'aveva niente quella, non è che l'abbiamo cercato un po' male? È probabile. Ma tu sarà per gli altri avventurieri, magari, che verranno dopo di noi. Questa è un'altra storia. Ma noi siamo avventurieri, quelli saranno saccheggiatori di tombe. Che cambia? A me niente, ad Al dovrebbe. Beh, a me saccheggiare le tombe dove ci sono i non morti non mi dà. Ad Al non dovrebbe, a me dovrebbe. Le anime, una volta che sono trapassate, non gliene frega niente di quello che lasciano qui. Sentite, passiamo oltre il villaggio e andiamo alla Rocca dello Sparviero. Io intanto faccio indire qua una pira, un rogo, perché onestamente devo scaricare la tensione. Qualcuno da punire ci sarà, cazzo. No, ma scusa, il bambino. Ho un'idea. Sì. Allora, tu dici ai popolani di venire qui e di dare una controllata in giro, di raccogliere tutte le cose di valore e di dare fuoco alla zona. Io gli dico sì, giusto. Gli dico di consacrare l'area al crociato, se poi ci rimane. Giusto, perché è stata sconsacrata dai gesti del ragazzino. È stata sconsacrata. Sì, ma che ci devo portare io, stata sconsacrata da una servitrice del signore dei Lich e dalla sua cacata, onestamente. Anche dai gesti del ragazzino. No, vabbè, i gesti del ragazzino non c'entrano molto. È la fossa comune che è stata sconsacrata dai gesti del ragazzino. Beh, in ogni caso mi sembra una cosa sensata. Comunque adesso ti rendi conto di una cosa, te. Sì? Prima hai detto la parola sbagliata, non hai attivato il protocollo giusto del crociato. E adesso ti viene in mente che è rimasta in sospeso quella cosa. Ti era venuto in mente di dire lode al re dei Lich. Sì. Ma quella è una cosa, non è specifica del crociato. Nessuno, a parte i suoi servitori, direbbe lode, certo, al re dei Lich. Verissimo. Sei andato un po' troppo sul generico. Servirebbe qualche cosa di più specifico del crociato. Ok, perfetto. Lode Alphons. Sì. Non così specifico. Nello specifico, qual è l'icona opposta al crociato? Cioè, che si oppone al crociato? La sacerdotessa. Molto bene, va bene. Allora la userò per dopo questa cosa. Ottimo. In realtà dovresti passare a Ripple con un foglio firmato dal crociato con scritto... Ti piaccio? Sì, no, col quadratino. Che il crociato non farebbe mai. Esatto. Perché non confesserebbe mai la cosa. Una cosa che il crociato non farebbe mai. Lavarsi, tipo. Ok. Non ne ha bisogno. Non si bagna nel sangue dei suoi avversari. Assolutamente sì. E chi glielo dice, oltretutto, che puzza? Accarezzare una bambina con la mano, non il guanto chiodato. Bene, io direi... ci avviamo verso Forte dei Marmi. Riferisco a queste ben 25 persone. Per una nuova avventura, 25. Esatto, che di fare esattamente quello che ha detto Fizz, di ripulire tutto, consacrare l'area al crociato, che è stata sconsacrata, e poi andiamo verso... Aspetta,
Io mi ricordo che avevo fatto dei tiri riusciti per sapere che pericoli ci aspettavano lì, ma non mi ricordo più. Boh, vabbè, pace, ormai non me lo ricordo, cazzi miei. Allora, sicuramente avevate evitato... C'erano delle gorgoni? No, c'era stavo detto che... Un tarrasco? Il posto era pericolante, cioè tipo che c'erano... Sì, che si cadeva, sì, si rischiava, esatto, di cadere, bla, bla, bla. Sì. E poi non mi ricordo. E c'erano due lich e un tarrasco? No, allora... E un orangotango. Quello che, che ti ricordavi era che... il posto appunto è pericolante, c'è stato un terremoto e nessuno si è più addentrato nel palazzo, tranne questo Page Reward che l'ha dichiarato suo. Vero. Si dice che ci siano dei mostri dentro, ma nessuno è mai andato a controllare proprio perché il palazzo di per sé è pericolante e sperano che i mostri muoiano sfracellandosi tra le pietre. In realtà sono tutte bulette. Le pietre le mangiano. La bulette. E... niente, queste erano le cose principali. Lungo la strada non dovrebbe esserci nulla di particolare. Ogni tanto ci sono dei posti di blocco dell'imperatore che però Fitz è riuscito a farvi... Esatto, aggirare. Aggirare l'ultima volta e avete trovato il bellissimo villaggio di Marwick. Che era per un posto... Chiaramente, mentre lui organizza tutto, io finisco di scrivere le mie memorie e questa storia, purtroppo Fitz è stato controllato dalla signora dei vampiri. Certo. Ma grazie al canto e agli amici... e al fatto che tutti teniamo a lui, è riuscito alla fine a rinsavirsi e a riprendere controllo della situazione. È giusto. Non farmele mai leggere. No, questa è la differenza tra Alphonse e Alknos. Un mio... Alknos scrive sugli altri, Alphonse no. In edicola le fiabe dei fratelli Alphonse Grimm, tra cui Riccioli d'oro e i tre orsi gufi. Un mio amico, Gianni, è una delle sue cose che scriverà in futuro. Che è uno scrittore molto 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 bravo. Ha scritto la Ciresia liberata. Che praticamente narra le gesta del suo gruppo di D&D, dove lui faceva un ladro che ha preso un livello da bardo. Avendo preso un livello da bardo, ha scritto una cosa sulla traccia della Gerusalemme liberata, tutta in ottava endicasillabe, tutta la campagna scritta in ottava endicasillabe, dove ovviamente Edgard, che è Eddie, che era il suo ladro, narra le, come si dice, narra tutte le imprese del suo gruppo, dandosi il merito di tutte le cose che sono riuscite agli altri durante tutta la stragrande. Come fa Alphonse? Una cosa fenomenale. La chiederò a Gianni, ve la faccio leggere, la postiamo. No, magari. Come fa Alphonse? È una bomba. La storia assolutamente, Alphonse, sì. E i suoi compagni. Ma poi appunto scritta perfettamente, cioè. Ah, che bello. Niente, io sono comunque irrequieto perché. Cioè, la mia volontà vinta due volte da una cazzo di spada durante un solo giorno in due momenti topici. Poi in 10 minuti uno dall'altro. Esatto, perché... veramente cioè, sono deluso da me stesso. Volete riprendere subito il viaggio o volete fermarvi una notte nella ridente cittadina di Marwick? Io ovviamente spingo per continuare il viaggio, però anch'io. Poi io interpreto questa cosa come una giusta punizione che mi deve essere imposta e quindi accetto di farlo, perché normalmente avrei detto no, ci meritiamo il meritato riposo nella ridente, fenomenale, bellissima cittadina di Marwick, ma in realtà mi rendo conto che non me lo merito perché sono stato debole e quindi proseguiamo. E quindi si continua la... tradizione di Fumble, di non riposare mai in nessuna situazione. Chi riposa è un debole. Chi riposa è intelligente e quindi figurati se non riposiamo. Chi riposa perde tempo. Esatto, chi ha tempo non aspetti tempo. Ripartite verso nord e via. E seguite la strada secondaria che Fitz vi aveva fatto trovare. Il primo giorno non succede nulla di particolare. Ah, quindi si dorme almeno, meno male, cazzo. È tutto scarico. E... uno recovery. Vi... anzi, due recovery. Vi mettete in una piccola radura la sera a riposare. Ripple si è completamente riparato da solo mentre camminavate e si offre di fare il turno di guardia. Io in una di queste notti analizzo bene, 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 bene. Beh... bene, bene. Bello. Ok. Perché se mi ha detto di portarlo lì, possibile che faccia qualcosa. Ok. Lo analizzi bene, 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 bene. Tutto un giorno. E non è assolutamente nulla, è un anello di... non è magico. No. Ripple ti ha confermato che non era
maledetto e non era posseduto da qualcosa, l'acqua santificato. L'acqua santa non fa assolutamente okay. nulla. Io me la bevo durante il viaggio, non me ne frega un cazzo. Spendo ogni notte che passiamo a riposare, tipo 4 ore su 8, medito con Chris Grip sulle gambe, perché per me è intollerabile pensare che mi possa disobbedire. Cioè, un conto è esserne schiavizzato, un conto è dominarla completamente, a me non me ne frega un cazzo, però questo è un oggetto, deve fare quel cazzo che dico io. Quindi medito per tenermi il più possibile allineato con la spada e non avere di nuovo questi cazzo di litigi adolescenziali. Immagino che faremo un turno di guardia. Sì. Sì. Io voglio provare a fare una cosa quando lui dorme. Cosa vuoi fare? Voglio avvicinarmi a lui. Ce la fai? Abbassarmi. Cosa? No! Abbassarmi. Cagarti in faccia. No. E ormai gli piace la presa. Abbassarmi molto vicino alla spada. Ok. E cagarci sopra. Cagarci in faccia. E sussurrarle. Puppa. Non so se mi senti, ma io darò per scontato di sì. La prossima volta che metterai in pericolo la vita dei miei compagni o non farai il tuo lavoro, che è quello di un cazzo di oggetto impugnato che deve obbedire alla mano che la controlla, non mi farò scrupoli come ho già fatto, e fidati, non esisterà da qualche parte un abisso infuocato dove anche il tuo corpo di metallo si potrà sciogliere. E fidati, su queste cose Tain è molto più indulgente di me. E poi continuo a fare il turno di guardia. Non ci sono reazioni. Bomba. Bellissimo. Al terzo giorno di viaggio vedete in lontananza un altopiano spaccato in due da un terremoto, e sulla cima della parte più grossa di questo altopiano c'è una rocca abbarbicata su un angolo delle rocce. Sembra decisamente in rovina. I muri sono quasi tutti crollati, c'è dell'edera che è cresciuta sui muri. Se ci vive effettivamente questo Page Reward, non la sta curando come dovrebbe essere curato un palazzo. Fizz. Stavo dormendo sulle spalle di Ripul. Ah, ok. Che c'è? Guarda quella rocca. Siamo arrivati? Sì, guarda bene la rocca. Dacci un'occhiata attenta da Halfling. Ok. Dato che ci abita un Halfling, se tu dovessi scegliere un posto dove stare in quella rocca lì, dove preferiresti alloggiare? Non in quella rocca lì? Mi sembra un'ottima risposta. Sì, hai ragione. Ma se proprio dovessi scegliere di abitarci, anzi, se fossi costretto a doverci passare qualche notte, c'è un posto che ti... scappare! Signore, non credo che il signor Page Reward sia costretto ad abitarci. Credo che l'abbia scelto. È una persona molto, molto bizzarra. Eccentrica. E singolare. Eccentrica. Un deficiente, diciamo. Un halfling, si potrebbe dire. Ah. Tiro un cazzotto, visto che sono a portata di testa. Dong! Ma se devo tirare a Fizzeri, sì, anche di fargli male. Sì, tra l'altro. Chi aveva il nanetto, il nano, da giardino? C'era sempre Alphonse. Ok. Tutti gli oggetti vostri, contate che ce li ha Alphonse. Anche Chris Grimm. Anche Chris Grimm. Molto infatti bene. È morto Alphonse. Tra l'altro, Tane, vorrei dirti che non stavo neanche facendo lo stronzo, ma io non posso rispondere direttamente a una domanda. Mm-hmm. No, ma lo so. Cioè, non mi ricordavo, ma non è che non mi è dispiaciuta la risposta. Bene. Beh, siamo pronti per una nuova avventura? Direi sì. Tecnicamente questa avventura è già iniziata e non è nuova. Ma lo decido io quando è una nuova avventura. Sono io un bardo? Sei un bardo? Questo protocollo arcimago non mi piace. Credevo che fosse l'accademia a decidere quando le missioni iniziano e non voi. Le missioni, ma non le avventure. E quale sarebbe la differenza? Non potrei capirlo col tuo limitato dizionario. Quando trombi una donna nuova magari vivi un'avventura, ma non per questo è una missione. Non comprendo. Bel paragone. Io me la scrivo. Le frasi di Tane. Tane inizia a segnarti anche tu quando le dici, perché poi le troverai nei libri. Un po' come quelle frasi tipo: la vita ha bisogno di vita per esistere. Esatto. La vita ha bisogno di cose. Ah. Le più belle frasi di oggi. Le più belle frasi di Tane. Ah, due giri di cappio. Facciamo due. Bucolica. Tre giri, dai. Sento generoso.
Allora. Beh, direi che prima di avventurarci dentro possiamo terminare qui, visto che siamo quasi all'ora. Sì, il cilicio è un segno di eleganza. Allora, quasi all'ora X, è stata una puntata più corta perché abbiamo iniziato in ritardo. Cilicio primavera estate. E finiamo in... Cosa vuol dire? È stata una puntata più corta perché... Ah sì, ora ho capito. Ti giuro. Non fa una piega per una volta. Non capivo. Che cosa vuol dire? Oh mio Dio. Perché... Lady Hatch, qualcuno ti sta controllando. In realtà io avevo capito. È una, cioè, con una puntata più corta. È una puntata che finisce prima perché abbiamo cominciato dopo. Ho detto, vabbè, grazie al cazzo. Cioè, non abbiamo proprio voglia di fare una mazza questa sera. E invece, esatto. No, vabbè, perché ci abbiamo messo poco alla fine. Pensavo di più. Siamo arrivati qui, direi, prima di iniziare. Nel senso, siamo belli freschi. Sì, tiro i due. Aspetta, tiro i due. Recovery. Ah, giusto. Ma vabbè, potete considerare di aver fatto un full rest. Molto bene. E recuperate tutto di tutti. Tutto di tutti. Tutto di tutti. Di tutti di chiavi. Tutti di chiavi. Ora, dato che all'inizio non ce l'ho fatta, perché c'è stato quel piccolo problema tecnico che non si capisce un cazzo. Grazie a chi ci ha mandato questo malloppone. Che bomba. Gigantesco. Che voi potete vedere, ma pochi di voi potranno avere. Quindi già ce la meniamo? Già ce la meniamo. È l'edizione italiana di Rifts. Ora, perché voi non ce lo potrete avere e noi sì? Perché di Rifts... Perché l'ha scritto Claudio. No, di Rifts non esiste una edizione italiana. Un appassionato, che è quello che ce l'ha mandato, ha deciso di farsi la sua traduzione perché gli piaceva molto Rifts, che è un gioco del 1990 della Chaosium. Che grande è Palladium, questo qua. Della Palladium, e ha fatto l'intera traduzione. Non è a scopo di lucro perché ovviamente non hai diritti per venderlo, ma se l'è fatto, se l'è stampato e ce ne ha mandato una coppia. Io mi inquino ai tuoi piedi, veramente. E noi siamo che molto gente, molto grande. Contenti. Oltretutto Rifts è molto bella l'ambientazione. L'idea di base è un futuro distopico in cui però ci sono dei portali che si aprono su altre parti di tempo. Ma che per figata. Cui sul passato, sul futuro, su delle dimensioni parallele, che sono i Rift. Cioè, ma ragazzi, è bellissimo. Cazzarola. È bellissimo. Sì, tra l'altro è un manuale. Ma se l'è tradotto tutto da solo? Non so se è completamente da solo, se qualcuno gli ha dato una mano. Beh, ma se però... sono meno di 10 persone, comunque. Di quante pagine stiamo parlando? Cioè... Sono 400 pagine scritte fittissimo. Sì, ma poi senza margini sulle sugli angoli. Bello, però, serio. Madonna, che tra l'altro, questo fatto probabilmente da meno di 10 persone, autoprodotto auto e tutto quanto, è fatto meglio di manuale di vampiri. Non ci vuole molto, eh. Guarda, ma è no. Leggibilissimo. Wow, abbiamo dei font il sensati. Times New Roman, nero su bianco, vince sempre. E non quegli schizzi artistici che potrebbero essere interpretati Dilicanto in vari modi. Negati soprattutto. E quelli li chiamerei schizzi. Sì, esatto. Brothers c'è il logo sotto. Grazie, è una cosa bellissima. È la Rifts Ultimate Edition. Potete provare a cercarla su internet, non vi assicuro che possiate entrare in possesso di una copia, ma se glielo chiedete gentilmente magari sì. Edizione rivoluta ed espansa. Gioco di ruolo Ultimate Edition. Fico, grazie mille. Se volete mandarci cose, noi siamo sempre più che felici. Assolutamente sì. Comunicazioni di servizio. Domani, per chi ci sta ascoltando in diretta, io sono al Cartoomix, quindi se qualcuno di voi è al Cartoomix, me lo twitti o twitti a Fumble GDR. Io sarei andato oggi in pausa pranzo, ma non sono andato al lavoro, quindi... e... ce l'ho lì di fianco al lavoro. Ah, ok. Ah, ora ho capito. Ci posso entrare col badge, quindi... Fatemelo sapere e magari ci vediamo e ci salutiamo. Claudio c'è, comunque ci sono anche i nostri amici di Urban Heroes. Ci sono i nostri amici di Urban Heroes di cui potete comprare i manuali o domani al Cartoomix, ma se volete dare un po' di soldi a loro e un po' di soldi a noi li potete comprare su fumblegdr.it/shop. Oppure se volete fare i fighi, venite al Cartoomix, andate dai ragazzi di Urban Heroes e gli dite Fumble voglio now. Comprare questo manuale, Fumble now! E diventate gli idoli di tutto il Cartoomix. Che è tra l'altro il codice che dovete inserire se volete darci i soldini. Bravo. Sì, ma è più bello farlo dal vivo. Fatelo dal vivo, vi prego. Almeno uno. E dove glielo inseriscono il codice? Magari... È metallo. Magari gli piace, che ne sa. Dipende. Chiedete prima però. Esatto. Perché non... no è no. No means no. No per... vuol dire ma. Per tutti gli altri, invece, l'appuntamento può essere al Play di Modena. E o alla Forgia degli Eroi.
ho la forgia degli eroi, ma quello ci arrivavo tra un attimo. Ah, era per la parte fiere. Ah, ok. Quindi le bestie. Le bestie. Le fiere, al play di Modena saremo sicuramente almeno in tre. Non so se si unirà anche Claudio. Ah, che date sono? Noi andiamo il sabato. Il primo aprile. Primo aprile. Il primo aprile sono al concerto di Pain of Salvation, forse. Allora. Ma tanto come gli Avenged Sevenfold lo blocca, lo chiudono e quindi non ci sarà quel problema. Perché ci sono andato io, peraltro. No, vabbè, l'hanno annullato tipo il giorno stesso, quindi... Minchia. Come quello di Foo Fighters, per cui io sono arrivato fino a Torino e poi non si è fatto niente. E dicevo, il sabato del play ci siamo sicuramente io, Matteo e Roberto in giro per il play, quindi anche in quel caso twittateci, scriveteci, fatecelo sapere prima, troviamoci a bere una birra da qualche parte. Ci riconoscerete perché siamo quelli con un sacco di giochi da tavolo probabilmente, che se sono comprati. Io già vado via senza aver ancora messo piede nel play e senza aver ancora tirato fuori effettivamente i soldi con tre manuali. Ok, come al solito. Già, molto bravo. Uno, in realtà i soldi li ho già tirati fuori perché quello di Scintiara, il Kickstarter, è finito. Ah sì, mi deve arrivare il manuale anche a me. E io lo prendo direttamente là. Il concerto di Pain è il 6 aprile, quindi ci sono. Possiamo prenderlo direttamente là? Perché abbiamo entrambi la Deluxe Edition. La Deluxe. Sì, è che io ho scritto a Giovanni e gli ho detto, guarda, io sono al Play l'1. Allora glielo chiedo, così magari non me lo devono spedire. Puoi provare a scrivergli. Perché anche tutti e due abbiamo fatto il Kickstarter. Esatto. Ma molto probabilmente ci sono anch'io. Perché è il 6 il concetto dei pene. I pene della salvezza. Sì, proprio loro. E sicuramente me ne vado anche con Mutants and Mastermind. Mm. Che potete trovare su mutantsandmastermind.it. Versus Predator. Se non lo so. Mi sbaglio. Mentre io... e comprare anche quello. Io penso che mi compro se ce l'hanno dei Genesis. Perché oh, cazzo, che devo fare? Insomma. Quindi invece, se no c'è settimana prossima, cosa siamo? Settimana prossima. Gli stronzi. No. Settimana prossima siamo sempre dei pezzenti, ma no, con Populon. Ah, giusto. Le cronache di Populon. Avremo visto un video in cui cercavano di attirare la gente con un manuale legato a una stringa in mezzo alla fiera e piano piano lo tiravano. Ci sarà da divertirsi. Oui. Abbiamo qua gli autori, quindi bellissimo. Fanno loro da master e ci fanno vedere come funziona il loro sistema. Quindi, ok, quindi vietiamo subito a Claudio di fare un personaggio contro gli altri giocatori? Beh, per esempio, che quantomeno non tiri, non remi esattamente contro. Esatto. Allora non posso fare l'umano. Mannaggia. Peccato. Umana. Io non ci sarò perché sono a Bologna. Se qualcuno è a Bologna e mi vuole incontrare, mi scrivo un messaggio, mi mandi un fox. Un fox gramma. Volpegramma. E vabbè, questi erano i vari annunci, no? Il 17, vi ricordiamo, Forgia degli Eroi. La Forgia degli Eroi a Milano, saremo dove lì ci alcolizziamo come dei porci. Verso le 7 qualche cosa e fino a tarda notte a provare Clothes, il gioco che sto scrivendo. Che bello, bello. Che verrà presentato per la prima volta al pubblico il 17 e ci saranno forse anche delle copie da portare a casa. E direi anche che di Clothes ci sarà anche il migliore primo playtester a giocare, quindi sarei io. Ah, ok, perfetto. Eh sì, ci sarà anche lui, sì. Che è la parte poi fondamentale e importante di tutto l'evento, c'è Roberto, sappiatelo. È chiaro, io vengo solo per quello. Perché eri necessario e... Se io non ci fossi stato non sarei andato. Cazzo, in effetti è vero. Quindi vado principalmente per me stesso. Roberto mi sta confondendo, però non puoi aiutare. Perché non fa una piega questo ragionamento, per quanto paradossale sia. Ci chiedono anche di andare ad Asti, se organizzate una convention di fumetti o giochi di ruolo ad Asti. O ci date anche... Dov'è Asti? Dell'Asti. La mia geografia. Dell'Astice. Dov'è Asti? Ostia. Prova a indovinare. Nord. Sì. Est. No. Allora, sono due punti cardinali. Dipende rispetto a cosa. Esatto. Rispetto a noi. Sono due punti... No. Beh, no. Nord-ovest. E se non è est... potrebbe essere nord. T'ha già detto nord, sì. Ok. E se invece volete darci solamente vita, alloggio, un sacco di alcol e un posto dove registrare, vediamo. Ma magari anche un Atlante, ve lo dico. Non mi serve, io c'ho già troppe informazioni in mente. Cioè, tutte le canzoni... Ce l'ho qua, c'ho quella di Galaxy, c'ho anche Prince Valiant che era per Fitz. Però non c'è stata occasione di tirarla fuori. Sarà per la prossima volta. Esatto. Mi sono molto piaciute le tue canzoni stasera. Noi ci sentiamo settimana prossima, sempre su Spreaker in diretta audio e sempre su Facebook se ce lo permette in diretta video, ma se decide, anche su YouTube. Due sigle. Che ci posso fare? Niente. C'era un ritardo metterne di 4 minuti, non è colpa mia.
Vabbè, così adesso capita. Lo so, la prossima volta partiamo 4 minuti prima. E comunque quella è la telecamera. Buonanotte a tutti, dateci soldi, venite a trovarci. Bella. Quando venite a trovarci dateci soldi, o quando siete dati i soldi venite a trovarci. Se vi dobbiamo dei soldi non venite a trovarci e no. Siamo a posto così. Ma se ci dovete dei soldi venite a trovare Claudio domani al Cartoomix. Esatto. A settimana prossima. E salutiamo le voci nella testa su Spreaker e su Facebook. Grazie. Su Facebook. E buonanotte Facebook a tutti. Sarebbe Facebook. Facebook. Faccia libero. Ciao. Puttana di Annette.